Settimo round della Master League 2023 con tre differenti piloti ad aver trionfato sul gradino più alto del podio. Chissà se oggi sarà il giorno giusto per vedere un altro dei competitors stappare lo champagne e festeggiare più di tutti. Siamo già nelle fasi di qualifiche con Drago Lievitato che sta abbandonando la corsia dei box. Questa sera a farvi compagnia ci penserà il sottoscritto Matteo Congiu, accompagnato da Raffaele Hiroshi Redley. Ciao Raffa! Ciao Matteo, ben ritrovato, entrambi ritroviamo una Master, l'abbiamo lasciato un attimo ragazzi in Spagna, è successo un po' di tutto, più avanti vedremo rapidamente anche almeno cosa è successo sotto la bandiera a scacchi e nel post gara, e bentornata anche a tutta quanta la chat, insomma buon divertimento a tutti. Invece dalla direzione gara ritorna insieme a noi, visto che era un po' di tempo che non lo vedevamo, anche Marco Luconi. Ciao Marco. Ciao Matteo, ciao Raffaele, buonasera a tutti e buona gara. Raffaele che oggi come di consueto sarà commentatore e anche stream director di questa live, quindi doppio ruolo come al solito per il nostro Raffaele. Siamo in qualifica, come dicevamo, già diversi piloti si sono lanciati, sono non solo nel proprio giro d'uscita ma anche all'interno di quello che è il proprio tentativo per andare a strappare la pole position. Un primo riferimento è già stato fissato da Luca Bigno, un primo 25-3 seguito a stretto giro di contatto da parte di Fabio Sornema, 78 millesimi, lui che è leader di classifica quasi incontrastato, è già volato a distanza break rispetto ai suoi primi inseguitori, è il primo pilota ad aver raggiunto la tripla cifra in questo campionato. Lì dietro di sé però la battaglia è più mai aperta con G-Sport, Drago, Shumi Legend e Dilegge riacchiusi in pochissimi punti. Pensate che da Dilegge che è quinto fino a G-Sport in seconda posizione ci sono solamente 9 lunghezze, quindi una lotta molto serrata per la seconda posizione, mentre Fabio sembra essere diventato molto lontano. È vero che il campionato è ancora lungo, però ha già acquisito un certo vantaggio. Inquadrato adesso anche il compagno di squadra di Luca Bigno, cartista, momentaneamente in ottava posizione con mezzo secondo di ritardo dalla vetta, e lì davanti ancora nulla è cambiato. Attendiamo quello che sarà poi il riscontro cronometrico da parte di Drago Lievitato, unico pilota ad essere salito due volte sul gradino più alto del podio in questa stagione, oltre a Fabio Sorneme che ha già raggiunto la tripla cifra, e tutti gli altri a quota 1, con tutti gli altri ci riferiamo ovviamente a Shumi Legend, fresco vincitore del round del Bahrain, che è stato poi recuperato nella serata del 22 novembre. Drago Lievitato che si trova nelle fasi conclusive del proprio giro, mentre vediamo anche gli intertempi da parte di Giovi e Zeta Pro Mauro, entrambi intorno al 27.3-27.4 nel primo settore. Giovi poi dovrà passare a livello del T2, lui che quest'anno in qualifica non ha brillato in qualche occasione e ha dovuto prendere il via dalle posizioni un po' più retrostanti, oggi magari riuscirà a ritornare alle posizioni un po' più appetitose insieme al compagno di squadra. Drago Lievitato intanto solamente riferimento nel T1, 27.2 per lui. Attenderemo poi quello che è il riscontro all'interno del T2 mentre si trova nella iconica sezione delle Magots, Beckett e poi Chappell, che mette sull'Hangar Straight, punto, secondo punto della pista in cui viene azionata l'ala mobile, ovvero del DRS. Non ha traffico davanti a sé, una vettura invece alle sue spalle che però è fin troppo lontano per poter approfittare di una scia. Adesso è arrivata a Stowe, attimi conclusivi del giro di Drago Lievitato, momentaneamente in 14esima posizione, anche perché non ha un tempo a suo carico mentre iniziano a fioccare quelli che sono i giri lanciati da parte dei vari piloti fino a Zeta Pro Mauro, che è attualmente undicesimo, si piazza davanti a tutti. Drago Lievitato un primo 25-2, rifila 61 millesimi nei confronti di Luca Bigno, si riprende la vetta, lui che deve puntare a fare risultato per ridurre le distanze rispetto al leader di classifica Fabio Sorneme, che negli ultimi appuntamenti è stato devastante. Siamo anche adesso con lo stesso Giovi che si trova a livello del rettilineo che conduce a Cops, mentre Drago Lievitato ci viene informati, siamo informati che ha messo a segno le migliori prestazioni nel ultimo e nel settore centrale. 27.4 intanto per Manuel Juve, che chiude il suo giro poi in un complessivo primo 34.714, valevole momentaneamente per la 13esima posizione, nonché l'ultima, distanziato di parecchio ritardo rispetto agli altri piloti, probabilmente o avrà commesso un errore o ha deciso di portare un maggior temperatura alle gomme per fare un secondo outlap. Vedremo poi quelle che saranno le azioni da parte del pilota Mercedes, che di certo non sta vivendo un ottimo momento in quanto il suo compagno di squadra è il leader virtuale di questa classifica. Si è lanciato anche G-Sport mentre Giovi rientra in box. Sì, box per Giovi, un Giovi che insomma arriva qui tra virgolette dopo essersi leccato le ferite in quel di Spagna, visto che ne parlavamo in apertura, soltanto 14esimo, quindi fuori dalla zona punti. Una Spagna che ha, come hai detto in precedenza, portato Drago Lievitato alla vittoria, si è rifatto insomma di quello che Imola lo aveva privato con quella disconnessione, anche se lì situazione rocambolesca con il bot che gli ha montato la gomma giusta nel momento giusto.
ben figurato assolutamente spagnolo Gabbiño, nonostante insomma il finale sia stato rocambolesco, con anche l'intrigo, insomma l'incrociarsi delle varie strategie, è stata una qualifica soprattutto davvero incredibile dei piloti ravvicinatissimi. Gabbiño, che dopo la squalifica aveva ricevuto per le tre dispute, ecco, ha perso tra l'altro proprio nel round ad Imola sull'autodromo Enzo Ferrari, è stato squalificato, è rientrato, insomma squalificato come da regolamento per una gara, rientrato e quindi si è ben rifatto con il secondo posto in quel di Spagna, terzo di legge. Diciamo, nel post gara le classifiche sono cambiate per una penalità a J-Sport e quindi si è trovato dal guadagnare diversi punti nei confronti di Fabio Surname, che aveva chiuso in decima posizione se non vado errato, e insomma Jay in questo modo si è trovato a scalare il gruppo, era talmente vicino che è passato essenzialmente dalla quinta fino alla decima posizione, andando quindi a perdere solo un punticino nei confronti di Fabio Surname. Vedremo se sarà così fondamentale nel corso dell'ultima gara eventualmente ad Abu Dhabi. E comunque la Prime venerdì Master, che arriva qui a Silverstone con tanta curiosità personalmente per quanto riguarda la scelta dei setup. Non c'è Luca Flaminio, intanto ci domandano dalla chat, no, Flamin è assente, così come per quanto riguarda Mike Mai in Aston Martin, tant'è che figura Lopez, che per il momento è l'unico pilota accreditato di non avere un tempo fatto registrare fino a questo momento. Sicuramente magari si terrà almeno un ultimo tentativo per poi avere qualche gomma soft in più per la gara, gomme soft che saranno molto intriganti, poiché ieri in Pro League abbiamo visto diverse strategie. La più blasonata sembra quella basilare della singola sosta con media hard o hard media, più probabilmente questa seconda, visto che non c'è questa grande differenza tra lo pneumatico a banda gialla e quello a banda bianca portato dalla Pirelli. Abbiamo visto un Tia Prince però allungare lo stint di molto con la hard con la quale era partito per poi passare alla soft. Long ha fatto una cosa simile anticipando leggermente e la gomma era ancora viva, l'usura è molto bassa, non si ha questo grande surriscaldamento, tant'è che visto anche diversi piloti andare ad utilizzare delle pressioni un po' più alte rispetto al solito. Quindi è una gara intrigante a livello strategico su quale gomma montare. Il resto lo farà tutto le eventuali safety car, ma difficile, le barriere sono abbastanza lontane, c'è solo l'ultima curva che può creare qualche difficoltà per rimuovere i detriti e quindi causare un ingresso di una virtual o una safety car. E ovviamente sarà una gara assolutamente di trenino, fondamentale, insomma la zona di DRS sull'hangar straight è infinita e ce n'è anche una leggera tra la fine del primo e del secondo settore, dove però diciamo si tende ad avvicinarsi, non c'è questa grande occasione, insomma voglia anche di passare lì. E intanto Fabio Surname miglior tempo nella sessione, un primo 25-1, si migliora nel suo secondo tentativo, stanno fioccando quelli che sono gli intertempi dei piloti che si sono lanciati negli ultimi minuti, infatti sono diversi coloro che sono andati in pista per cercare di migliorare la propria posizione in quella che è la classifica virtuale. Attenderemo poi anche l'arrivo di Dileggio, che arriva proprio in questo istante, un primo 25-1, si mette in seconda posizione, solamente 8 millesimi di ritardo dalla vetta occupata da Fabio Surname. Non vediamo l'intertempo di Drago Livitato, che infatti è ancora in box, così come Luca Bigno e J-Sport, che sono i nomi un po' più attesi in questa qualifica, coloro che sono chiamati in virtù anche dei risultati ottenuti nel primo giro a dimostrare il loro valore, per soprattutto mettere in difficoltà in un'eventuale partenza rocambolesca quello che potrebbe essere la situazione di Fabio il Surname. Sdem miglior tempo nel secondo settore, mentre arriva adesso sul traguardo la McLaren, proprio dello stesso Sdem, che si mette in terza posizione peggiorandosi nel primo, ma complessivamente riesce a togliere tre decimi dal suo miglior tempo. Shumi Legend invece attualmente a livello dell'Hangar Straight solamente la Stow e l'ultima chicane prima della Club, e poi andrà a concludere il suo giro, questo secondo tentativo in qualifica. C'è tempo per mettere a segno un terzo ed ultimo tentativo. Shumi decide di rientrare in box, decide di abortire, consumare meno questo treno di pneumatici, riguadagnare un po' più di tempo per rilanciarsi nel finale, dare il tutto per tutto, così come anche il suo compagno Giovi, che segue la scelta di Shumi Legend e si ritira nella pit lane. Come immaginavamo, sono tutti in un fazzoletto essenzialmente, lo vedete anche dalla grafica in sua impressione, dalla prima fino alla quindicesima posizione, abbondantemente nel secondo, anzi 693 millesimi a separare Cartista in quindicesima posizione e Fabio Surname momentanea pole position, lì sono essenzialmente nel decimo e le prime due file, insomma come vedete 8 millesimi tra Fabio Di Legge, poco lontano, insomma Sdem ancora leggermente più lontano, insomma, ma si tratta solo di 80 millesimi per trovare Drago Lievitato, poi via via tutto il resto della concorrenza. Non c'è stato essenzialmente questo strappo che avevamo visto in eventuali altre piste un po' più tecniche. In Bahrain Fabio aveva dimostrato insomma di
avere magari quei 2 decimi, ma fondamentali, a portata. Manovra intrigante questa di Stam, che sta tornando ai box probabilmente senza carburante, quindi piano piano sta cercando di recuperare la pit lane. Ha lasciato strada ad una Mercedes, probabilmente quella di Manoliu, che dovrebbe star. Si dovrebbe star lanciando, sì, vettura già molto sporca, la Mercedes di Manuel Juve. Buonasera comunque Ricky, buonasera Gallians, la voce delle corse, buonasera a tutti quanti ragazzi. Comincia il suo giro Manuel Juve, quindi il primo, come vedete la mappa in basso a destra della minimappa, insomma c'è soltanto lui nel suo giro lanciato, tutti gli altri piloti stanno scendendo adesso in pista, la Aston Martin, la Alpine, l'altra Mercedes. Compagna, insomma, di Manuel Juve, quella di Drago Lievitato, come detto in precedenza, fresco vincitore del Gran Premio di Spagna. Vediamo Manuel Juve come si comporta in questo primo settore. Un Manuel Juve che soprattutto quest'anno sta dimostrando un po' più di muscoli. L'anno scorso all'esordio in Master ha assolutamente ben figurato, ha cominciato a mettersi in mostra. Quest'anno comincia anche nelle battaglie a dimostrare il suo valore. Insomma, l'abbiamo visto bello aggressivo in diversi frangenti e concedere davvero poco. Comunque con estrema correttezza e pulizia, come vedete anche dalla grafica in questo momento, sempre attivo il Trailer Lifetime sul nostro sito www.formulaitalianteam.com. Vi potete registrare, andate nella voce statistiche e lì trovate il monitor dei tempi, che soprattutto in gara è molto comodo per gli ingegneri, o se voi affezionati volete seguire in modo più ravvicinato i tempi, gli avvisi, il distacco magari tra il fantomatico pilota e la vetta che vi interessa magari seguire nel corso della serata. Un secondo giro non felicissimo per Manuel Juve, che si peggiora sia nel primo che nel secondo settore di un'entità veramente marginale. Parliamo di 15 millesimi nel primo e circa 20 millesimi nel secondo, però comunque un peggioramento dovrà riuscire a inanellare alla perfezione quello che è l'ultimo tratto della pista del circuito inglese. Arriva adesso sul traguardo, sesta posizione per lui, 2 decimi e mezzo di ritardo dalla vetta. Non avrà ovviamente più tempo a disposizione per effettuare un altro tentativo e soprattutto non ha più batteria ibrida per rilanciarsi, quindi qualifiche concluse per Manuel Juve, mentre arriva adesso Lopez sul traguardo per lanciarsi in quello che sarà l'atto finale della qualifica per il pilota Aston Martin in sostituzione di Mike Mai. Si è lanciato, anzi sta per lanciare anche Drago Lievitato, mentre sono già nel corso del proprio giro lanciato Williams e Luca Bigno, che devono andare ad ambire quella che è la prima posizione attualmente nelle mani di Fabio Sornem, che anche lui, come praticamente la maggior parte della griglia, ha già abbandonato la propria piazzola all'interno del suo box, del suo garage, e si sta riversando in quelle che sono le strade dell'ormai fu aeroporto di Silverstone, ormai iconico tracciato, uno dei tracciati forse più belli sul calendario e che in cui il pilota riesce ancora a fare la differenza. Mentre Drago Lievitato ha transitato proprio in questo istante quello che è la linea di demarcazione del primo settore. Attendiamo il riscontro cronometrico, mentre Luca Bigno si peggiora di 21 millesimi all'interno della prima frazione delle tre presenti sul tracciato britannico. Attendiamo il riscontro di Drago Lievitato, che è cruciale per la lotta alla pole position. Attualmente paga poco meno di un decimo rispetto al riferimento fissato da Fabio Sornem. Gli va sotto Drago Lievitato, 63 millesimi di vantaggio, è la migliore nel primo settore, mentre Luca Bigno si è immesso in quello che è l'ultimo tratto, il T3 di Silverstone, spalancando il DRS sull'Ancra Strait. Attenderemo anche il riscontro per quello Ora che è stato tantissimo l'andamento. traffico, Bigno, perdonami perché si stanno lanciando tutti e mancano solo 10 secondi. Infatti Infatti qui molto al limite con un as. Non so se c'è stato il contatto perché la visuale non ha aiutato. Qui ci sono tutti gli estremi per andare poi a discutere nel post gara di un impeding. Vedremo se ci saranno reclami poi da parte dei veri piloti, mentre Drago Lievitato sta per arrivare sul traguardo. Gli manca solamente l'ultima chicane, poi rimettersi nella The Club e stampare quello che sarà il suo crono, che potrebbe vederlo salire in pole position. È sotto di 2 decimi rispetto al suo miglior tempo, lo fa, riesce ad abbattere quello che era il riferimento fissato da Fabio Surname, un primo 24.987, il primo pilota a scendere sotto il muro del 25. Luca Bigno invece non si migliora, 25.6, forse quell'incontro troppo ravvicinato con l'As nell'ultimo settore lo ha pregiudicato in maniera irreparabile, mentre adesso l'Alfa Romeo di Fabio Sornem è chiamata a fare l'impossibile, chiamata a ridurre al minimo, all'osso e magari anche a guadagnare questo decimo e mezzo che gli manca rispetto a Drago Lievitato per riuscire a partire davanti a tutti, per non accontentarsi di un secondo posto e rimettere a tacere quelle che sono le voci che magari lo vedono un po' più fuori forma rispetto a quelli che sono stati i risultati del Gran Premio di Spagna. Arriva sul traguardo adesso Fabio Sornem, non riesce a scalzare lì davanti Drago Lievitato, si situa a un decimo di ritardo rispetto alla vetta ottenuta dal pilota Mercedes, è comunque secondo, di legge terzo, quarto SDEM. Ennesima purtroppo pessima qualifica per C-Sport, 11° di legge, non credo sia riuscito a lanciarsi per il suo ultimo tentativo. Credo sia addirittura rimasto ai box o ha abortito il suo giro.
Sai che probabilmente hai ragione, non credo di aver visto di legge all'interno di un suo giro lanciato negli ultimi minuti, infatti la grafica lo segnala come se fosse ancora box, ma non credo abbia mai effettuato il suo giro d'uscita, e infatti vediamo solamente due crono a carico del pilota Ferrari, il primo tentativo che è stato un primo 25.4, poi un primo 25.1, che è il tempo attualmente valido e considerato dalla direzione gara, è un tempo che lo vede situato, lo vede issato in terza posizione. Quarto SDM, come dicevamo, Vigneault si accontenta di un quinto posto, diciamo che non è cambiata molto la situazione per il pilota Williams rispetto a pochi minuti fa. Quinto era prima dell'ultima tranche, quinto è rimasto dopo quello che è stato il valzer degli ultimi tentativi. Particolare la dinamica che ha coinvolto proprio il pilota Williams con una Haas che è stata, diciamo, protagonista per un attimo in quelle che sono state le fasi finali della qualifica, poi sarà ovviamente approfondita in altre sedi, mentre Giovi ancora una volta è rimasto molto indietro in quello che è lo schieramento iniziale. Lo vediamo in sofferenza in qualifica quest'anno, lo era stato anche l'anno precedente, poi però in gara riesce sempre a risalire la china, riesce sempre comunque a sfruttare al massimo il potenziale del setup e il potenziale della sua guida e a finire per la maggior parte delle volte a punti. Credo che quest'anno abbia messo a segno anche più di un podio, se non uno solo. Comunque a podio ha terminato questa stagione, credo, Giovi. Purtroppo è arrivato ciò che mi aspettavo, 5 posizioni di penalità per Cartista. Avevamo visto una Williams molto vicina a Drago Lievitato, quella seguiva, erano purtroppo i bot che insomma facevano questi grandi scherzoni tra di loro, tutti i piloti ravvicinati. Purtroppo staccato Bespa oltre la soglia del secondo e per soli 4 millesimi Lopeschi. Marco, non so se dal regolamento con la nuova norma si deve già ricreare o se bisogna aspettare Sì, altro. ora comunque lo confermeremo fra poco, Ok. chiediamo la conferma, ma insomma in realtà credo che ci sia poco da verificare, quindi molto probabilmente la rifaremo, quindi avrete la conferma fra poco. Anche Antonio dalla chat, assiduo frequentatore e sostenitore, ha notato, sì, questo blocco illecito. Lo abbiamo nel mentre, insomma, io tendo sempre a spostarmi sul primo, poco prima che l'ultimo vada a prendere la bandiera a scacchi per avere la grafichina simpatica sul primo. E purtroppo abbiamo visto come la Williams del bot di Cartista tampinava da estremamente vicino la Mercedes di Drago Lievitato. E personalmente temevo più per una penalità per quanto riguardava Drago, ma comunque è arrivata lo stesso e è un bel problema con quanto accaduto nelle varie categorie nel corso di questa prima parte di campionato. Abbiamo essenzialmente, come se volete, insomma, approfondire sul sito, è ampliato il regolamento inserendo, ecco, anche questa norma che, diciamo, i piloti non hanno colpa. La prima vittima credo sia stato Pozluca in Pro, però c'è stato anche un altro caso, se non vado errato, sempre in Master, mi pare un esport. E mano a mano, insomma, si sta anche cercando di capire il discorso delle bandiere rosse e delle partenze con la safety car, che in sport stanno un po' attanagliando e, diciamo, lasciare con l'amaro in bocca diversi piloti poco prima dello spegnimento dei semafori. In Prime, se non vado errato, l'abbiamo avuto una volta a Jeddah, ma credo sia più legato, ecco, anche dalle parole dei piloti. Si stanno anche organizzando, subito si sono attivati. Ecco, fa piacere che la community si stia almeno prodigando più di quanto eventualmente stava facendo Codemaster, che si è dedicata con estremo silenzio a cominciare la stagione e-sportiva, mettiamo sotto questo punto di vista. È cominciato l'F1 Esports con solo una gara disputata sulle tre previste e diversi. Personalmente gli highlights della Master erano molto più carini, quelli che facevamo noi, e gli highlights che hanno pubblicato loro nemmeno si capiscono le strategie, quindi fa piacere, insomma, che la community si stia provando ad organizzare e tirar fuori qualcosa di buono. E Marca, andiamo avanti noi con la griglia o andrà ricreata? Eccomi, ti confermo che verrà ricreata fra poco, quindi possiamo andare, penso, in pausa e nel frattempo ricreiamo la stanza e poi riprendiamo con la procedura di Va partenza. bene. Allora pubblicità, un 5 minuti, anche meno, dai, a tra poco. Ci sono, arrivo, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta ciò! State ben attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è
è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Rieccoci sulla griglia di partenza con Drago Livitato che inizia questo giro di formazione accompagnato da Fabio Surnem che gli scatterà al suo fianco, alla sua destra, per cercare di prendere sin dalla prima curva la prima posizione che a lungo è stato abituato a mantenere nel corso di questi round iniziali della Master League. Seconda fila poi con Dilegge, Sdem con la sua McLaren, non è riuscito a migliorarsi nell'ultimo tentativo. Terza fila occupata da Luca Bigno con Marco Ganu, Luca Bigno che avrà sicuramente qualcosa da recriminare in quello che è stato il suo ultimo tentativo. Ma riassumiamo quelle che sono poi le posizioni partendo dal fondo della classifica con Vespa che partirà al 17esimo con un primo 26.544. Passiamo poi a quella che è l'ottava fila con Lucky Cesco in 15esima posizione, 25.6 per lui, e Lopens che ha trovato a dover sostituire Mike Mai. Poi settima fila con Lele Salva in 14esima posizione, accompagnato da Giovi su Alfa Romeo. 12esima posizione solamente per J-Sport, accompagnato da Cartista, l'altra Williams in griglia quest'oggi. Decima posizione per il compagno di squadra, per Manuel Juve su Mercedes, e a metà in nona posizione. Quarta fila per Zeta Pro Mauro e Shumi Legend, fresco vincitore del round del Bahrain, che è stato il recupero del 22 novembre. Sesta posizione poi per Marco Gano, compagno di squadra di Dilegge, accompagnato proprio da Luca Bigno, che come dicevamo avrà sicuramente qualche commento da fare rispetto a quelle che sono state le fasi finali della qualifica che è andata in scena pochi istanti fa, mentre adesso vediamo riassunte in grafica quelle che sono le prime due posizioni occupate ovviamente da Fabio Surnem e Drago Livitato, che come abbiamo già anticipato è stato l'unico pilota a scendere sotto il muro del 25 all'interno delle fasi di qualificazione. I piloti che stanno arrivando in questo istante all'interno dell'ultimo settore si trovano sull'hangar straight, almeno per quanto riguarda le vetture di Drago Livitato e Fabio Surnem. Lì dietro li vediamo sopraggiungere a mano che escono da quello che è la sezione dei Magots, Beckett e Chappell. Questa qua sarà una gara che si comporrà essenzialmente a una sosta, come ha anticipato Raffaele. Si preannuncia uno switch tra gomma media o bianca a ordine anche invertito, in maniera dipendente da quelle che sono state le scelte dei vari piloti, ma comunque la strategia non dovrebbe restare particolari domande rispetto a quella che sarà la sua esecuzione, ovviamente safety car a parte. Ecco che i primi piloti arrivano sulla griglia di partenza. Drago Livitato contro Fabio Surnem, uno scontro che abbiamo già vissuto in questa stagione, soprattutto anche nel round iniziale di Australia, uno scontro che poi si è ripetuto ancora qualche volta nel corso delle gare che ci hanno accompagnato fino a quest'oggi. E nuovamente giunti al settimo round della Master League qui sul tracciato britannico di Silverstone, qui dove i veri piloti vengono fuori, avremo ancora una volta il piacere di gustare questa battaglia tra i due piloti che occupano rispettivamente le prime posizioni della classifica. Dopo una strabiliante vittoria all'esordio in quest'anno, Drago Livitato non è più riuscito a ripetersi fino a quando non è riuscito a ritornare nuovamente sul gradino più alto del podio e a crociare l'istante. Partono in questo istante i piloti con un ottimo spunto da parte di Drago Livitato, inseguito poi da Fabio Surnem, che non sembra essere abbastanza affiancato almeno a livello della prima curva, mentre Dilegge riesce a ottenere un ottimo spunto al di fuori di curva 1. Arrivano al De Villa già appaiati con Dilegge che avrà l'esterno qui in curva 3, gli concede lo spazio giustamente Fabio Surnem, ma qua la delupa al vantaggio di traiettoria. Dilegge deve solamente ottenere una buona trazione in uscita da questa curva per tenere la coda di Drago Livitato di davanti, ma sembra che Fabio Surnem abbia avuto un'accelerazione migliore in uscita e sia riuscito a riprendersi la seconda posizione. Deve stare attento però a guardare negli specchietti, perché lo stesso Dilegge potrebbe ripresentarsi in arrivo a Brooklands. Ciò non avviene, rimane alle spalle, rimane in terza casella il pilota Ferrari, che ha potuto sfruttare al meglio una opportunità che poi non è riuscito
a capitalizzare, adesso si trova comunque in terza posizione ad inseguire un Fabio Surname che in partenza oggi non è stato impeccabile. Partenza per tutti su gomma hard, dal primo fino alla 17ª posizione, per il momento grande primo giro per Giovi che ha guadagnato 3 caselle, punta alla quarta nei confronti di Ametrano, ma per ora l'ingresso di Maggots e Beckets alza il piede, si accoda alla Red Bull di Ametrano, è abbondantemente già nella zona punti. Ovviamente primo giro di 52 infiniti e fondamentale cercare di portare subito la gomma in temperatura, chi ha scelto delle pressioni più elevate potrebbe trarre vantaggio da ciò. Subito ancora l'interno Giovi sembra, ecco, aver fatto questa scelta visto con quanta rapidità è riuscito a portare subito temperatura ed accendere questa gomma hard. Giovi, come dicevamo, in qualifica non riesce a brillare bene quest'anno, però in gara si dimostra un osso veramente molto duro. Intanto si gira all'Achicesco, scivola in 17ª posizione con la sua Aston Martin, mentre la Aston Martin di Lopez, che adesso si trova in 15ª piazza. Si conclude il primo giro con Drago levitato davanti a tutti, seguito da Fabio Surname di Legge. Luca Bigno riesce a guadagnare una casella ai danni di Sdem, scivolato in 5ª posizione. 6ª posizione invece per Shumi Legend, che guadagna una casella nei confronti di Marco Ganu, che la perde proprio a vantaggio del pilota che è in forze alla scuderia statunitense. Un primo giro abbastanza tranquillo, a parte per quelle fasi iniziali che hanno regalato spettacolo tra Di Legge e Fabio Surname. Ecco che se comunque Di Legge fosse riuscito poi a portare a termine il sorpasso nei confronti di Fabio Surname, ecco che la situazione sarebbe potuta diventare un filo più complicata per il pilota alla guida dell'Alfa Romeo C43. Ciò non è accaduto, riesce a mantenere agilmente ovviamente quello che è la scia di Drago Levitato. Come hai pronunciato tu dalle fasi di qualifiche, questa qua sarà una gara essenzialmente a treno di DRS, e a rendere ancora un po' più omogenea quella che è la strategia di gara ci penso ovviamente la scelta iniziale di tutto il pacchetto della griglia, essenzialmente, che ha deciso di varare su di una gomma a spalla bianca, la più longeva, che offre una prestazione meno competitiva sulla carta, ma che ha il vantaggio di durare molto più a lungo rispetto ad una gomma media che, come dicevi, bene o male, offre più o meno le stesse prestazioni. Deve esserci stato un contatto al termine del primo giro, alla chicane finale, dove sta arrivando adesso tutto il serpentone dalla prima fino alla 16ª posizione. Un contatto forse tra Cesco e Vespa e Dita, visto che abbiamo trovato Cesco in testa coda e con un pesante danno all'ala, e Vespa ha già riportato un leggero danno al posteriore, quindi forse può esserci stato un tamponamento. Sebbene Vespa partiva in ultima posizione, Cesco era un po' più avanti, due posizioni davanti a lui, quindi forse uno scambio di posizioni che non è andato a buon fine. Un peccato soprattutto per Cesco, che è già costretto a tornare in box, ma soprattutto per il T1 che aveva fatto registrare nel suo ultimo tentativo, poi tempo sul giro annullato per limite della pista oltrepassati, marchia di Gode Master, e quindi poteva essere già tanto. Per il momento è estremamente in salita, dovrà attendere una safety car visto che la pit lane qui è infinita, visto anche che è impostata a 60 km/h lo speed limit. E un altro colpo di scena che forse non ci aspettavamo, non è un vero e proprio colpo di scena, ma è più che altro un fatto inusuale: trovare J-Sport in 13ª posizione. Lui che di solito in partenza riesce ad essere molto efficace, riesce a guadagnare parecchie posizioni, oggi non è riuscito a replicare quello che forse è una sua specialità. Si trova ad inseguire la Williams di Cartista, qui risalire il gruppo è veramente molto complicato, o si ha un passo estremamente più competitivo, estremamente più performante rispetto ai propri rivali, oppure diventa molto molto più complicata. Ovviamente il ruolo difficile da portare a termine di sorpasso è determinato e giocato dalla presenza della mobile, che essendo praticamente disponibile per tutta la griglia, fatta eccezione per Drago Levitato che è in prima posizione e Anacchicesco che è ultimo, rende molto più difficile, rende molto più complicato per il pilota riuscire a trovare un buono spunto dove affondare un sorpasso senza appunto che debba drenare completamente la sua batteria ibrida. Mentre siamo adesso on board con Luca Bigno, torniamo poi su quella che è la visuale panoramica. Molto compatto il gruppo dei primi quattro, del resto ci aspettavamo una partenza molto simile in cui si manteneva una distribuzione molto omogenea tra quelle che erano i distacchi nelle prime posizioni. Primo giro per tutti con il DRS, un J-Sport che manca dalla pole position dalla prima gara essenzialmente di questa stagione, non è mai andato oltre la 5ª posizione ottenuta a Baku in qualifica, poi in gara ha sempre davvero ben figurato. Per quanto riguarda le statistiche prettamente legate alla qualifica, 2ª pole position in Master e consecutiva invece per Drago Levitato, già mette nel mirino nomi abbastanza pesanti per la storia della Master, che nonostante abbiano alcuni anche lottato per i titoli, non avevano poi così, diciamo, nel corso della qualifica non si erano dimostrati così brillanti rispetto a poi quanto facevano in gara. Comunque noccioleremo eventualmente più avanti queste statistiche. Un Luca Bigno molto arrembante, già nella tornata precedente si è fatto vedere nei confronti di Di Legge. È un gruppo che per ora sembra volersi studiare,
Sebbene Bigno qui a Cops forse anche una scelta di setup un po' più carico, o un di legge che non sta cercando di esagerare su queste gomme, c'è molto tempo. Credo che di legge abbia commesso qualche piccola sbavatura proprio durante la sezione di Maggots, Beckett e Chapel, parecchio sotto sterzo, soprattutto nell'ultima fase di quella sequenza di curve che ha concesso ovviamente a Luca Bigno di avvicinarsi, però non abbastanza per potersi far vedere oppure per tentare una staccata all'interno del pilota Ferrari, che allora rimane in terza posizione a puntare quello che è il posteriore della C43 dinanzi a sé, molto molto vicino. Ovviamente è una distanza relativa, è vero che in termini metrici le distanze sono estremamente ridotte, però questo non significa che il pilota ne abbia necessariamente di più rispetto a Fabio Sornem, anzi è più che altro un prodotto di DRS, scia e quant'altro. Momentaneamente la classifica, se il Gran Premio dovesse finire secondo quest'ordine, vedrebbe Fabio sempre in cima alla classifica, quota 125 punti, ma Drago Livitato chiuderebbe comunque rispetto a proprio Fabio Sornem, si sarebbe anche lui a 100 punti, sarebbe il secondo pilota a riuscirci in questa stagione, ma il gap rimarrebbe comunque evidente, sempre distanza break, fatta eccezione per il punto addizionale del giro veloce, ma conserverebbe comunque 25 punti di vantaggio rispetto a Drago Livitato Fabio Sornem. Quindi ancora una volta da manifestazione di quello che è stato un avvio di stagione dominante per il pilota Alfa Romeo, che nel 2021 fu proprio campione all'interno della Pro Alta Categoria al 100% del Formula Italian Team. Vado a recuperare quello che è stato il ritmo dei primi giri di ieri con la Pro League, visto che la situazione è prettamente simile. Abbiamo un si girava sul 31 medio basso essenzialmente in Pro League, si sta girando invece su un 30 al limite, davvero 30 979 961 966, davvero sta forzando. Quindi questo, sotto questo punto di vista, già il buon Drago Levitato, che ovviamente si porta nello zainetto tutti quanti fino a Spa. Di colpo era nel secondo, forse il danno al fondo lo allontana purtroppo fuori dalla zona di DRS, comincia l'incubo, poiché questa pista senza DRS porta ad utilizzare tantissimo Hertz. Se lo vuoi risparmiare, giri almeno un abbondante mezzo secondo più lento rispetto a chi lo utilizza un minimo. In più, quel pilota che sta davanti a te ha anche l'ausilio del Drag Reduction System, e quindi a meno di una safety virtual, e soprattutto potrà anche far poco visto questo danno al fondo, sebbene quest'anno siano un po' più dolci, danno un po' di fastidio, però è già una pista dove si viaggia con le ali molto scariche e quindi si ha già del sottosterzo, quindi un eventuale danno al fondo non è che va ad influire così tanto, almeno se non sulla psicologia del pilota, insomma a livello mentale. E per il resto purtroppo è complicatissima per lui la serata, così come per Alakicesco, che sì, ha fatto il giro veloce, ma è andato ai box per cambiare l'ala e ammontare gomme medie. Unico pilota tra l'altro su gomme medie, nonché unico pilota ad aver effettuato la sosta, quindi questo dà ragione ovviamente della scelta di Alakicesco. Tornando su J-Sport, quest'anno veramente tanta fatica per lui in qualifica, poi in gara riesce a metterci una pezza, rispecchia un po' quello che è l'andamento di Giovi, ma non abbiamo mai visto così il campione uscente della Master League in una situazione così complicata, così in difficoltà nel dover gestire una fase cruciale comunque del weekend di gara, se così vogliamo chiamarla, anche perché la qualifica soprattutto in certi tracciati rappresenta una chiave fondamentale per poi ottenere anche un risultato più promettente in gara. Non è sempre verificata questa relazione, però ovviamente una migliore posizione in qualifica poi di solito favorisce quello che sarà un buon risultato anche in gara per diverse dinamiche. Quest'anno non riesce a farlo come ci aveva forse abituati J-Sport. L'anno scorso molto più frequentemente lo vedevamo nelle prime posizioni, ovviamente qualche pole position messa a segno da parte sua, ma all'interno di F1 2023 il campione uscente sembra essere ampiamente in difficoltà nell'affrontare questa sezione del weekend. Quindi ci sarà sicuramente da lavorare anche per lui in vista dei prossimi appuntamenti, anche perché se la gara, come abbiamo visto, dovesse finire in questo ordine, perderebbe anche la seconda posizione a vantaggio di un Drago Livitato, che dunque diventerebbe il rivale più vicino a Fabio Sornem. Per carità, è un livello altissimo che abbiamo visto, erano tutti in mezzo secondo, però quel decimo è fondamentale, soprattutto in piste del genere, così a Trineo, dove nonostante l'ampia carreggiata un po' non hai voglia di sorpassare, se non che insomma sei chiamato a una rimonta furiosa, e un po' che essenzialmente non puoi. Cartista davanti a lui al DRS sta soffrendo un po', e sul filo Cartista ci vorrebbe questo cambio di ritmo, poiché può aiutare anche Lucio, campione in carica della Pro League, che è salito di categoria, va al sorpasso J-Sport. Quindi non ho fatto tempo a dire che è difficile sorpassare, che Jakub subito mi smentisce, anche davanti a lui Giovi alla chicane, alla club,
un passo aggressivo questa volta nei confronti di Manuel Juve, che forse è uscito male dalla Stowe, poiché per aprire, insomma, a meno di un effettivo errore del pilota davanti a te, è difficile, insomma, arrivare con così tanta prestazione in più, soprattutto per il fatto che tutti quanti i piloti sono sulla gomma hard. Il livello è estremamente simile, quindi immagino una leggera incertezza da parte di Manuel Juve, che esce fuori dalla zona punti, si avvicina invece a questa fantomatica top 10, questa zona punti ridotta a 10 come da classifica, insomma da punteggio ufficiale Formula 1 rispetto a quanto abbiamo fatto l'anno scorso. E quindi J-Sport mano a mano si avvicina un gradino in meno da salire verso un Fabio Surname tranquillamente per il momento in seconda posizione. Sì, ovviamente Fabio Surname abbiamo visto più volte trovarsi in questa situazione nel corso delle sue gare passate, dei suoi Gran Premi passati. In questa circostanza non avrebbe nessun senso andare a sorpassare Drago Limitato, anche perché è improbabile pensare che Fabio abbia il passo per riuscire a relegare lì fuori del secondo lo stesso pilota Mercedes. Quindi in questa fase conviene rimanere alle spalle di Drago, ricaricare la sua batteria ibrida e magari in un futuro prossimo sorpassarlo, ma senza la pretesa di riuscire a rompere il muro del DRS, e favorendo a questo punto anche quello che poi è lo scambio di posizioni e la ricarica della batteria ibrida da parte di Drago Limitato, che probabilmente da questo momento a qualche giro potrebbe anche pensare di cedere la leadership della gara proprio a Fabio Surname per andare a ristabilire i propri livelli energetici su quelli che sono magari dei valori più accettabili, più gestibili, che non pregiudichino troppo la prestazione, anche perché se dovesse scendere di troppo il livello ibrido della batteria di Drago Limitato perderebbe passo e rischierebbe anche di essere sorpassato non solo da Fabio Surname ma anche da Di Legge. Quindi sicuramente è una questione da approfondire. Qui vediamo riproposta la classifica che abbiamo illustrato poco fa. Addirittura J-Sport scivolerebbe anche alle spalle di Legge, e della quarta posizione occupata dallo stesso, non credo aver visto benissimo, che è forse un pilota Haas, quindi arriverebbe comunque in quinta posizione J-Sport, dalla seconda alla quinta posizione in una gara. Questo ragiona il fatto del motivo in cui vi abbiamo spiegato inizio live, in cui i primi cinque, fatta eccezione per Fabio, erano racchiusi in 9 lunghezze. Tanto grazie a Giro dalla chat per i consigli audio. Molto bene Marco Cano, che stiamo vedendo in questo momento, lo stiamo seguendo con le telecamere. E, insomma, più volte quest'anno, intanto lì dietro Z Pro Mauro è andato molto largo alla Cops. Approfitta, diciamo, del gioco che chiude un po' gli occhi se ti lasci trascinare abbondantemente oltre la linea gialla, perdendo un po' di velocità e rischiando anche eventualmente un leggero danno al fondo, insomma, sporcando leggermente le gomme. È sicuramente meglio lasciarsi trascinare in questo modo che rimanere lì a danzare sulla linea e rischiare di prendere un avviso. Qui le penalità sono molto pesanti. Ieri in Pro League abbiamo visto diversi piloti ricevere degli avvisi, soprattutto quando erano in questa fase di gruppo, dove seguire la vettura genera un po' di sottosterzo, magari arrivi anche a frenare leggermente prima, in particolar modo Woodcott, e portando meno velocità ti trovi più interno, è facile prendere un avviso lì anche su quel cortolo. Quindi bisognerà stare sotto questo punto di vista estremamente attenti alla linea. Diciamo di Marco Gano, più volte si è trovato in queste posizioni nel corso di questa prima parte di stagione in Master League, purtroppo non è mai riuscito a concretizzare, insomma auguriamo il meglio sotto questo punto di vista. Uno dei piloti partito con il nickname F1 Italian Jenson, quindi già si hanno moderato anche addirittura i campionati che si organizzavano su computer, quindi roba di 2012, quindi 11 anni fa, uno dei primi anche a correre in questa fantomatica Pro League più volte citata. E quindi insomma per Marco gli si augura il meglio almeno in questo GP per poter migliorare la sua miglior prestazione stagionale, che al momento è stato un sesto posto. Sì, in crescita la Ferrari, sia con Di Legge che con Marco Gano. In Australia erano state incontrate diverse difficoltà per il duo del cavallino rampante, poi sono riusciti a emergere con il proseguire delle gare, adesso sono praticamente una presenza stabile all'interno della top 10. Questo rappresenta ovviamente per i loro competitor, non a caso Mercedes, Williams e McLaren, è ovviamente una pessima notizia, in quanto si dovranno confrontare con altri due piloti di esperienza per riuscire a ottenere un piazzamento migliore nei costruttori. Mentre sta per iniziare l'undicesima tornata di questo Gran Premio, con i primi due che sono ancora molto molto vicini, così come tutto il resto del gruppo, poiché fatta eccezione per Lopeski,
tutti i primi 14 sono all'interno del DRS. Lopez, che deve essere uscito dal secondo proprio una manciata di istanti fa, in quanto ha perso notevolmente negli ultimi secondi il contatto rispetto alle Resalva. Adesso sono tre piloti. Forse Sterzo è uscito dalla club ieri più volte, in quei pochi giri che l'ho seguito mi ha spaventato con dei enormi pendoli e ha perso di colpo lì, sì, 6-7 decimi. Adesso anche per lui inizia questa fase di difficoltà, anche perché sta lampeggiando, si trova essenzialmente nella fase peggiore del poter far nulla per recuperare i piloti avanti. La finestra del pit stop ieri si è aperta intorno al 25° giro, quindi potrebbe, diciamo, stringere i denti, cercare di perdere il meno possibile, magari con un undercut almeno recuperare chi invece andrà molto più lungo di lui. Intanto anche Drago Livitato ha accumulato un warning, primo richiamo per il leader della gara. Sono pochi i piloti che hanno ricevuto delle comunicazioni da parte della Steering Gara circa lo sfruttamento, l'abuso dei track limits. Questi corrispondono al nome non solo di Drago Livitato, ma anche Stem, Shumi Legend, Mattia Metrano, Giovi, Bestpalla, Chicesco. Figurano comunque anche nomi di una discreta esperienza all'interno di questa lista, che va a dimostrare nuovamente come il circuito di Silverstone sia estremamente severo sotto questo aspetto e che veramente sia un attimo di distrazione che può comunque portare a questo tipo di sanzione, che per ora si tramuta solamente in un richiamo verbale, ma che ovviamente se dovessero essere accumulati altri due warning, ecco che si incapperebbe in una penalità che equivale ovviamente a 5 secondi e che in queste circostanze è potenzialmente letale, in quanto i piloti rimangono tutti all'interno del secondo, tutti all'interno del DRS, quindi con 5 secondi di penalità si perderebbero minimo 5 posizioni, che possono fare la differenza tra una prima posizione e una conclusione di un gran premio fuori dalla top 5, quindi un risultato diametralmente opposto. Sotto questo punto di vista è anche un gioco un po' infame, perdonatemi, diciamo, il termine non così roseo, poiché in sport abbiamo visto addirittura ricevere questa penalità di speed limit all'interno alla fotocellula, insomma all'autovelox, chiamiamolo così, all'ingresso in pit lane, impostata a 60 km/h. Se non ho errato, Dodo, nonostante abbia attivato lo speed limit, è arrivato a 61 e quindi ha preso questa penalità di 5 secondi, quindi spesso il gioco crea anche queste leggere difficoltà, tante difficoltà, almeno io dalla visuale spettatore, un po' su tutti i piloti, un po' scattoso. Magari provo a ridurre anche la qualità dello streaming che ti sto facendo su Discord, lo interrompo un attimo per cercare di migliorare un po' almeno ciò che stiamo vedendo noi in live. Qualche leggero scattino c'è da parte di tutti, quindi devo essere io. Tanto avanti la situazione è comunque stazionaria, non cambia nulla tra i primi, sempre una fase di studio molto conservativa, un po' come era stata prevista. È una gara che si accende, si accenderà di certo nel momento delle soste, nel momento in cui i piloti decideranno quella che sarà la strategia loro più congeniale o quello che la pista suggerirà essere la decisione migliore in quell'istante. Si parlerà ovviamente dei vari undercut, overcut, di rientri all'interno dello stesso giro. Per quanto riguarda la mescola e la montare, ovviamente non ci sono grossi dubbi da chiarire, sarà quasi sicuramente la gomma a spalla gialla, la gomma media, che è già in dotazione da parte di Alachicesco, e dal momento in cui i piloti poi effettueranno la sosta, ecco che ti potrà assistere in una fase diversa, in quanto potrebbero ridistribuirsi le posizioni, ma ovviamente sarà la parte finale di questo GP quella più infuocata, quella più accesa, quella che poi andrà a rivelarci in maniera definitiva il nome del vincitore, quella che regalerà forse un po' più di spettacolo. È una fase difficile essenzialmente per tutti, forse soltanto Drago, no, anche per lui c'è Mona Juve, perché essenzialmente tutti i compagni di squadra sono lì, soltanto le due Aston Martin possono permettersi una sosta senza dover temere troppo che un tra virgolette secondo pilota faccia un giro in più. Tutti gli altri hanno il compagno di scuderia estremamente vicino in pista e quindi non possono permettersi un undercut senza, diciamo, chiedere un favore al compagno di scuderia, che di solito sì, aiuta molto, però magari può essere anche il primo dei fantomatici rivali, sebbene molto meno, insomma, a quanto vediamo nella realtà. Ultimi giri dove Fabio ha un po' pressato nei confronti di Drago Levitato nel tratto Maggots e Beckett's, quindi verso il rettilineo Hangar Straight. Visto Stem ondeggiare un po' dietro a Bigno, in chat era arrivata anche una segnalazione per qualche leggero scattino da parte di Luca, che purtroppo la connessione, ecco, è l'unico punto che quest'anno gli ha creato qualche difficoltà di troppo, in particolar modo a Jeddah, dove c'è stata una compenetrazione assurda con Giovi. Per il resto situazione molto stazionaria,
il da poco citato Giovi continua a pressare nei confronti di Ametrano, molto vicino sulla soglia del decimo, ma tutto sommato nulla di fatto, non c'è spazio, non c'è modo. Il DRS, ecco, soprattutto a parte di Ametrano, che a sua volta insegue Mauro, Gano, Schumi, Stem, Luca, Di Lecce, Fabio e Drago lievitato in prima posizione, permette al pilota Red Bull di difendersi abbondantemente. Leggero accuso almeno nel tratto più guidato da parte di Manuel Newey nei confronti di Joey, ma anch'esso un nulla di fatto, si rifà sotto poi nel tratto leggero dove c'era la vecchia partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, lì poco prima di Copse. Ed ecco che sfilano compatti qui, a meno che di errori del pilota che possano causarne il ritiro, è veramente molto difficile, come dicevi anche tu, assistere all'ingresso di safety car o virtual safety car, e quindi la gara prosegue sostanzialmente sotto il regime di bandiera verde per tutta la sua durata. L'anno scorso ci furono più safety car chiamate in causa, l'anno scorso che fu deciso il Gran Premio tramite anche una penalità post gara, se non erro, credo che lo stesso Stem riuscì a trionfare qui in Gran Bretagna. Poi andrò a ripescare quelli che sono stati i risultati della Master League 2022 per quanto riguarda il round di Silverstone. Ad ogni modo fu una gara comunque che regalò spettacolo, ci furono diversi colpi di scena nonostante la presenza di questi treni di DRS, i primi si diedero battaglia, non si risparmiarono colpi, ovviamente non fu un Gran Premio in cui vi fu un continuo scambio di posizioni, in cui vi fu un continuo susseguirsi dei vari piloti, ma sicuramente delle fasi di studio meno elaborate rispetto a quanto stiamo assistendo quest'oggi. Fabio Surname comunque, come dicevi, rimane sempre molto vicino a Drago Lievitato, inizia un po' a aumentare la pressione nei confronti del leader del Gran Premio, ancora non accenna a cambiare comunque la guardia lì davanti, rimangono tutti su quelle che erano la loro posizione al momento dello spegnimento dei semafori, quindi tutto rimane secondo la norma, tutto standard per quanto riguarda ora il confronto al vertice. Ma qua commette forse anche un piccolo errore Drago Lievitato, poi si rifà in uscita, vedremo se Fabio Surname deciderà di cambiare, di effettuare qualcosa di diverso, ma sembra che sia più pericoloso Di Lecce in questa fase rispetto che Fabio Surname nei confronti di Drago Lievitato. Si fa solo vedere Di Lecce in arrivo a Stowe, non c'erano ovviamente le condizioni minime per andare a tentare un attacco, rimane anche in questo caso tutto congelato, tutto invariato. Sì, due linee, due modi di interpretare, ecco, il tratto verso Chappell, quindi l'ultimo tratto di quelle S per Drago Lievitato rispetto a Fabio Surname, un Drago che arriva più sulla sinistra, forse toglie addirittura una marcia, può starci, anche se poi si ha un leggero sovrasterzo in uscita, quel tratto si fa in quinta, sesta, immagino si tenga per tutti quanti la quinta, ma arriva un po' più sulla sinistra ad impostare Drago Lievitato, quindi Fabio in frenata, leggera frenata che si porta in quel frangente, si trova a rampare sul posteriore della Mercedes di Drago Lievitato, che ha chiuso il quindicesimo giro chiuso in 1.31.913, quindicesimo giro da parte di Kaisermatt ieri in Pro League, 1.31.701, che si portava dietro tutto il gruppetto, quindi i ragazzi della Pro quest'anno, perché la pista, l'ho detto anche ieri nel post gara, è stato evidenziato un po' da parte di tutti, anche in sport il livello l'abbiamo visto che ha avvicinato ancora di più, sebbene sia così tecnico, ci siano così tante curve, i cordoli molto bassi, le poche difficoltà in trazione livellano un po' le prestazioni, però al momento è una ovviamente bellissima Master, ma il livello della Pro, almeno la primissima fascia, non sfigurerebbe questa sera. Lo vediamo con Lopez, che ecco, immagino un quel sovrasterzo verso la zona di DRS, altrimenti poteva essere lì, ed è intrigante anche per vedere qual è il raffronto nel passo e capire come evolverà la gara. In quel frangente di gara Kaiser era intorno alla terza posizione con un ritmo tra virgolette di controllo, mi viene da dire che a questo punto anche Drago, viste quelle leggere incertezze nel tratto Magoz e Beckett, stia amministrando, magari tenendo da parte anche un po' di Hertz per poi tirare qualcosina poco prima della sosta o quando si andrà a fermare. Lui, essendo primo, deve essere quindi anche il primo a coprirsi il prima possibile, perché Fabio, Di Lecce, insomma tutti quanti dietro di lui hanno la maggior parte dell'interesse nel tentativo di fermarsi prima di lui. Sarà, ecco, come detto in precedenza, intorno al 25esimo-26esimo giro al momento del pit stop, perché la gomma gialla con lo schermo di carburante può tranquillamente coprire la restante metà di gara, anche qualche giro di più.
Ancora lunga la strada prima di iniziare i pit stop, mancano circa 8 giri e probabilmente qualcuno anticiperà ovviamente questo giro di rientro, però se teniamo quello come riferimento manca ancora un po' in questo stint da andare a scoprire, da andare a rivelare. Ancora una volta si avviano verso Cops, il giro precedente Fabio Surnem avrebbe anche potuto farsi vedere nei confronti di Drago Levitato, ha deciso di rimanere in traiettoria, ma è ormai abbastanza lampante come il pilota Alfa Romeo stia in maniera molto molto evidente ormai a ridosso della Mercedes di Drago Levitato. Vedremo se il pilota Mercedes aumenterà ancora il suo ritmo o deciderà di lasciar passare, di regalare, di cedere la vetta di questa classifica provvisoria a Fabio Surnem, lui che è già alla vetta, è già al comando della classifica piloti generale dopo 6 round conclusi in questa Master League 2023-2024. Non cambia invece la situazione per G-Sport, ancora alle spalle di Manuel Juve, così come anche Giovi, che dopo quel sorpasso effettuato proprio danni del pilota Mercedes Manuel Juve è rimasto in decima casella senza più variare quello che era la sua posizione in pista. Molto molto complicato anche nelle retrovie riuscire a imporre un proprio passo. Adesso non sappiamo quale che sia il passo reale di G-Sport perché non l'abbiamo mai osservato con pista libera, però generalmente è un pilota che si fa notare spesso all'interno delle prime 10 posizioni, ovviamente conclude diversi podi, ha anche diverse vittorie relative a Master League, neanche dirlo con pieno uscente. Di certo potrebbe avere un passo più competitivo rispetto a quello che sta mostrando adesso, ma nonostante abbia questa superiorità potenziale che stiamo ipotizzando non riesce a farla valere poiché il DRS risulta praticamente incontrastato e il vantaggio che offre il DRS è di gran lunga superiore a quello che è la superiorità di passo che può esprimere gli sport adesso in questa fase rispetto ai piloti che lo circondano. Abbiamo rimediato anche l'onboard con il buon Stem, anche egli in diretta su Twitch. Ecco, cioè non abbiamo ancora la possibilità di fare lo streaming di squadra, però apritevi anche voi due finestre così andate e distraetelo dalla sua chat. No, lasciate anche da lui un follow e buonasera comunque a tutti anche gli altri ragazzi che si stanno collegati, Michael e via via mano a mano il buon Tia, grazie a, come di consueto a tutti e buona Master, insomma, vi state godendo per il momento un GP calmo, ce lo aspettavamo, insomma, un po' la storia di tutte le stagioni, di tutti i campionati, fatte eccezioni per le gare al 50%, e per il resto, insomma, ci aspettiamo un 6 giri e poi salterà il polverone, perché già capire chi decide di fermarsi un attimo prima, un giro prima rispetto all'avversario è fondamentale per la storia e il proseguo del GP. È ovvio che poi anche sul passaggio con la gomma media vedremo una gara a trenini, anche perché il gruppo si sgranerà, anche solo perdere tempo ai box con il fatto che sono tutti così vicini, qualcuno potrebbe avere la sfortuna di rimanere fermo in piazzola, quindi si formeranno dei trielli, delle coppiette eventualmente che cercheranno sì di tirare per riprendere il pilota davanti a lui o il gruppo dei piloti davanti a loro, ma ovviamente tenendosi un po' di gomma per il finale, poiché la gomma media ha un piccolo cliff intorno al 15° giro, poi almeno da quello che ho visto ieri poi si plafona anch'essa così come la gomma hard su una ottima prestazione senza avere altre difficoltà, però c'è quella fase di calo che soprattutto in trazione nel T3 può portare a dei piccoli errori. Sono decimi fondamentali anche perché c'è tutto il tratto poi più guidato che porta fino alla prima zona di DRS, quindi lasciare due decimi lì magari ci si innervosisce, quei due decimi facilmente possono diventare mezzo secondo. Leggermente più vicino Fabio che tenta di rompere gli indugi ed abbiamo il nuovo leader del Gran Premio di Gran Bretagna con Fabio Surnem, va a sorpassare Drago Levitato, si mette lui adesso nella posizione scomoda. Personalmente fossi io in Drago Levitato adesso è la cosa migliore, aver potuto amministrare questo primo stint, avere solo un pilota davanti a te e decidere quanto fare undercut. Deve essere bravo però adesso in trazione, perché lì si è tenuto qualcosa anche leggermente largo all'ultima curva, lì è facile che scattino degli avvisi. Su F1 2016-2017 arrivavano addirittura 10 secondi per metà diretti, tante dispute abbiamo dovuto affrontare sotto questo punto di vista aperta da parte dei piloti rispetto al gioco, e deve essere ovviamente bravo adesso Drago a tenere il ritmo di Fabio che magari vuole dare una frustata al cronometro. E Drago dovrà essere bravo a tenere il ritmo di Fabio e soprattutto a non accumulare un altro warning, perché ne ha già due. Aia. Quindi se non tenesse un altro ovviamente scatterebbe la fatidica penalità di 3 secondi se non erro, e che quindi in qualche modo andrebbero a compromettere in maniera tutt'altro che trascurabile quello che sarà il risultato finale di Drago Levitato, che qualora dovesse finire comunque in prima posizione poi verrebbe declassato alla bandiera a scacchi, e se dovesse terminare comunque
come lo è stato fino a qualche giro fa, con lui in prima posizione e Fabio Suonem in secondo, la vittoria andrebbe comunque in maniera automatica nelle mani del pilota Alfa Romeo, che metterebbe il sigillo sul quarto trionfo stagionale. Adesso sarà tutta una questione di calcolo, come dicevi tu, ricaricherà ovviamente l'ibrido dragolivitato, andrà a gestire meglio quelli che sono alcuni parametri. Perdonami se ti interrompo, perché Fabio sta tirando tantissimo, miglior parziale personale nel primo settore 28,5, quando prima si girava sul 28,8. Adesso attendiamo il rivelamento, insomma i dati che arrivino per il secondo settore. Anche lì fa il suo miglior best 37,3, aveva girato sul 37,3 solo nel secondo giro. È particolare questa cosa, perché insomma è un tratto molto guidato, cioè si arriva al secondo giro e non ancora la gomma hard fredda, quindi strano, ecco, questo T2 è strano, onestamente non lo so spiegare. E poi va comunque a concludere il suo giro con il suo miglior tempo sul rullino di marcia per la prima volta dal sesto giro. Siamo tornati sul 30.806, eravamo sul ritmo un po' più blando in precedenza, sul 31 medio-alto. Rimane comunque sotto il secondo dragolivitato, ovviamente sarebbe stato molto complicato riuscire a guadagnare un secondo in una sola tornata, ma il cambio di ritmo è stato evidente, aveva ucciso un po' quello che era la gara dragolivitato assestandosi su quel 31 alto, e adesso invece col cambio di guardia non si può fare altro che spingere un po' di più eccolo qua, largo alla corsa. Purtroppo lì è severissimo il gioco, se si esce di pochissimi millimetri, se ci si lascia andare come detto in precedenza è molto più facile. Adesso è facile che Drago si vada addirittura a disunire, a perdere un po' di fiducia. Questi 3 secondi sono pesantissimi, perché passi da una seconda posizione addirittura quasi fuori dalla zona punti. Tutto il gruppo sta tenendo bene questo cambio di ritmo, è ovvio che l'ultimo lo sente meno perché banalmente ha 12 vetture davanti a lui. Purtroppo con il proseguo della gara arrivano altri 3 secondi di penalità, questa volta per Best Buy di Ita, in una serata davvero tosta da mandare giù. Ci sono 3 secondi anche per Lele Salva, e un Lele Salva che anche gli si è staccato, era comodamente in zona di DRS con Cartista, si è staccato, non ci sono danni sul live timing per lui. Forse vedendo anche come si è mosso tanto il muso in trazione alla club, è arrivato per lui quel leggerissimo calo in trazione della gomma, che però rispetto ai giri precedenti dà tanto fastidio, è difficile abituarsi. Anche qui troppo prima in frenata si perde fiducia, si perde ritmo, e quei decimi fondamentali poi non li recuperi più, e anzi il distacco si amplia alla forbice con il DRS che non puoi utilizzare. È riuscito a ridurre quel piccolo gap che si era costruito tra Fabio Surname e Dragolivitato, che aveva rischiato il giro precedente addirittura di salire sopra il secondo, quindi perdere la possibilità di aprire la mobile. È riuscito a far rientrare l'allarme, però ovviamente rimangono questi 3 secondi che sono un macigno enorme per da questo momento fino al termine della gara. E intanto rimane unito il gruppo alle spalle di Fabio Surname, che forse potrebbe aver agito d'astuzia, sapendo, comunicando con il suo ingegnere e venendo a conoscenza del doppio warning a carico di Dragolivitato, ha deciso di spingere un po' di più per far sì che anche il pilota Mercedes dovesse accelerare il proprio passo di conseguenza, per evitare di perdere il contatto, e questo potrebbe aver poi portato all'errore e aver assegnazione di quella penalità di 3 secondi. È stato proprio evidente dalle telecamere, si è visto che la sagoma della W14 è andata ben oltre quelli che erano i limiti della pista, uscendo dalla traiettoria solcata dalle altre vetture, ed è comparsa tutta la sagoma della vettura nera, che poi è stata punita con questi 3 secondi. Adesso molto molto vicino anche Dragolivitato nei confronti di Fabio Surname, così come Luca Bigno nei confronti di Dileggio, direi molto molto compatti nelle prime posizioni. E vai box delle salva, primo pilota dopo la Chicesco a effettuare la propria sosta. Lo avevi un po' previsto, Raffa, diciamo, il giro precedente? Descrivendo quello che mi aspettavo, una sosta di J-Sport, l'ero andato a cercare con le telecamere, poiché era in una zona comoda, leggermente staccato da Manuel Juve, quindi c'era quella possibilità di tirare tanto Hertz in quel giro e poi fermarsi, poiché con il gruppo così non è che il 25esimo giro è fondamentale per fermarsi. Ecco, mi aspettavo magari qualcuno che possa anticipare leggermente. Si è comunque tornati su ritmo non blando, però comodo, 31 medio alto. Fabio ha dato quel tirone, poi
tutti hanno ottenuto, si sono anche rilassati un attimo, perché non è stato ovviamente un giro facile girare sotto il 30 così di colpo da un momento all'altro, girare sotto il 31, perdono, sotto il 30 a livelli mostruosi, quindi bravi, bravo tutto il gruppo essenzialmente. L'Ale Salva buona questa sosta, molto anticipata, perché potrebbe rientrare in zona di DRS con qualcuno e quindi tornare a fare una gara di gruppo, perché 3 secondi con un undercut da media, da hard a media e con tanti giri anticipo si possono fare. Si ferma Ganu. Si ferma Ganu, che lui era in settima posizione, quindi primo pilota all'interno della top 10 a effettuare la propria sosta. Anche per G-Sport, come dicevi, potrebbe essere un buon momento per anticipare il pit stop, in quanto comunque andrebbe a guadagnare terreno nei confronti dei piloti che gli stanno davanti e in più riuscirebbe a risalire qualche posizione, che in questa fase, soprattutto considerando quelle che sono state le premesse di questo Gran Premio, andrebbe ovviamente a sostenere la sua causa e limitare i punti persi rispetto ad un Fabio Surname che momentaneamente sarebbe comunque vincitore. È avvenuto il cambio di guardia lì davanti, Drago Livitato è tornato ad essere leader del Gran Premio, ma i 3 secondi che pendono sul capo del pilota Mercedes ovviamente ne condizioneranno la posizione finale, e se la gara dovesse concludersi in questa maniera sarebbe comunque Fabio Surname a vincere. Ganu intanto esce the box, rientra davanti a Best Pub dietro a Lopeski, con ovviamente la gomma media che sarà da portare in temperatura. Best Pub molto vicino lì dietro, potrà anche sfruttare il DRS del pilota Ferrari in questo giro per aumentare un po' il suo ritmo. Vedremo poi quelli che saranno i tempi poi di Marco Ganu e soprattutto quello che sarà il confronto della posizione del ferrarista rispetto a coloro che effettueranno la sosta da questo momento in poi. È un campanello importante questo di Best Pub, un secondo da Ganu, perché tutti quelli che quindi sono dietro a Marco Ganu, prima erano dietro a Marco prima della sua sosta, si troveranno in bagarre con il pilota McLaren. Per carità, è solo una vettura con gomma usata, ma può essere fondamentale per quanto riguarda i decimi. Guarda come scartano tutti all'ultimo, si lancia in pit lane di legge. J-Sport, mi aspettavo quella sosta, ma abbiamo visto anche un J quest'anno andare anche più lungo rispetto a tantissimi altri piloti, quindi vediamo, perché adesso si entra in quella finestra molto interessante che magari qualcuno continua a tirare questa gomma per provare addirittura una gomma soft. 29esimo, 30esimo giro si può montare una soft. Ovviamente tu lasceresti Mauro sulla media, perché è ancora presto per la gomma ma più morbida, però ecco, è una finestra molto interessante. Purtroppo non con l'azione in pista, con i duelli questa sera chi cerca il ruota a ruota lo avrà solo negli ultimissimi giri, però a livello strategico e mentale è stressantissimo una situazione del genere, è molto bella. Sì, questa qua è più una gara di nervi, queste gare a trenino ovviamente mettono dura la prova quella che è la tempra del pilota. Intanto duello intestino tra le due Ferrari con Marco Ganu che poi sopravanza di legge, questo va a testimoniare quello che è un impatto devastante dell'undercut in questo Gran Premio di legge, che era terzo, adesso si trova dietro al compagno di squadra che al momento del rientro all'interno dei box era in settima posizione, quindi un guadagno importante con l'undercut. È vero che poi i piloti erano tutti sotto al secondo, erano tutti all'interno della zona di arresto, ma rimane comunque un guadagno netto molto evidente quello da parte di Marco Ganu, anche perché Drago Livitato e Fabio Surname, qualora si fermassero in questo momento, sarebbero alle spalle di legge e quindi anche alle spalle di Ganu, che sarebbe virtualmente leader del Gran Premio a questo punto. Tutti dentro in massa. Attenzione, questo è purtroppo tanto vicino, moltissimi, quindi hanno sfruttato tutto, speriamo non ci siano stati danni. Si fermano quindi Drago, Fabio, Bigno, Stem, proseguono Sciumio, Metrano, Giovi, Manuel Juve, J-Sport e Cartista, che per tutti questi piloti si apre l'idea di montarla la soft se vogliono continuare così, soprattutto con Jay, che è uno di quelli che quest'anno ci sta facendo vedere strategie un po' più colorite. Fabio forse rischia di perdere la posizione ai box, ha perso la posizione su Luca, sì. Bigno, Fabio il Surname, e attenzione perché è un'occasione importante per Drago, perché c'è quindi Luca Bigno, c'è possibilità di aprire un leggero gap, almeno di tirar fuori dal DRS qualcuno, e vediamo come arriva Ganu, perché arriva con la gomma calda ed è lì con Ganu, Drago è lì affiancato a gomma calda, vediamo se riuscirà ad approfittare all'esterno, sono ancora affiancati due, avrà poi all'interno la The Loop Ganu che è davanti rispetto a Drago Livitato, vediamo se prova l'incrocio sfruttando poi il DRS sul rettilineo che porta a Brooklands, è davanti la Ferrari, segue poi Drago Livitato, deve andare di legge adesso anche, deve approfittarne perché è un 1-2 Ferrari importantissimo.
vediamo prendere la scia di legge, si fa vedere all'interno, vediamo se entrerà la staccata qui a Brooklyn, se sembra concedergli lo spazio, Drago levitato, poi non ci sono gli estremi per portare avanti la manovra di sorpasso, rimane dietro quindi di legge ad inseguire quella che è la W14 di Drago levitato, che mette diverse vetture tra sé e Fabio il Surname, Fabio il Surname che addirittura è finito alle spalle sia di Z Pro Mauro che di Luca Bigno per dinamiche ai box, che avevamo visto infatti la McLaren di Sdem transitare proprio nel momento di rilascio di quella che era la vettura di Fabio il Surname, che dovrà ricomporre un po' il suo Gran Premio, mentre anche qui bagarra tra le Haas e tra la Red Bull di Mattia Metrano, mentre rientra la seconda Williams in pista di Cartista, che forse avrebbe preferito rientrare nel giro precedente ma è stato impossibilitato nel rientro, in quanto è stato anche il giro battezzato da parte di Luca Bigno, che adesso invece va all'attacco di Z Pro Mauro, si porta all'interno della undicesima posizione, scavalca dunque quella che era l'Alpine di Mauro e fa il Surname, invece rimane a fare da spettatore in tredicesima posizione. È un disastro per Fabio che si trova dalla virtuale prima posizione, qui siamo ai margini della top 5 considerando tutto il gruppone, primissimi della classe, i primi 5 purtroppo non me ne voglia Lopeschi, che continuano ad andare avanti, 27esimo giro, cominciano anche a battagliare, ciò non è molto comodo in realtà per la loro strategia, perché devono tirare adesso anche le erse in questi giri per cercare anche magari di intervallarsi, è buono che ci siano in effetti due compagni di squadra lì davanti per cercare di tirarsi con il DRS, cercare di perdere quanto meno tempo possibile in questa fase e addirittura montarla questa gomma rossa nel finale, è molto intrigante, sebbene tanti puntano magari con l'idea, almeno a livello ideologico, che la gomma media anche solo di tre giri più fresca nel finale può essere importante. Hai in ritardo quel cliff e soprattutto quel cliff è più leggero visto che c'è lo scarico di carburante, quindi è molto molto intrigante a livello strategico questa serata. Sarà ancora qualche giro a definire poi quella che è la situazione definitiva di questo Gran Premio, intanto lungo da parte di Z Pro Mauro, che quindi concede la posizione a Fabio Surname, che non deve faticare per portare a casa questo sorpasso, gli viene offerto da un errore di Z Pro Mauro, che però si rimette in scia col DRS molto vicino, vediamo se si riproporrà in arrivo a Stoma, è abbastanza lontano in questa fase di staccata, quindi lascia davanti a sé la C43 di Fabio Surname, che può sospirare almeno in questa fase in quanto ha riallacciato comunque il contatto con Luca Bigno, ecco che ha comunque perso posizione nei confronti di Legge, Marco Gano e lo stesso Luca Bigno, ma rispetto a come era uscito dalla pit lane può ritenersi quasi soddisfatto, e adesso sarà una gara un po' più di studio, sarà una gara molto più di nervi come abbiamo assistito praticamente per i primi 25 giri, e solamente nella fase finale poi sapremo quelli che saranno i reali valori in campo. Intanto lì davanti non accennano a rientrare, quindi come dicevi tu inizia sempre più a concretizzarsi questa eventualità, saranno i prossimi giri a darci la risposta definitiva. Continuano a bisticciare lì tra zona virtuale, terza, quarta, almeno fisica in questo momento, terza e quarta posizione virtuale, credo che quando rientreranno i box saranno comunque intorno alla decima posizione, poiché con questi giri ovviamente, sebbene Gano non stia facendo un ritmo così invidiabile, tant'è che Drago pressa e non sarà facile switch in casa Haas per darsi un cambio, per provare a far tirare qualche giro in più Giovi, anche con la parte ibrida della sua Haas, e vediamo che come detto Drago sta cominciando a pressare nei confronti di Gano. Ovviamente è fondamentale fare un buon ritmo in questo momento. Si ferma Manuel Juve e vedremo a livello strategico. Credo vada senza troppa difficoltà Drago levitato, anche perché Gano non ha il DRS e non va di legge nei confronti di un Marco che ha fatto davvero una grandissima chiamata con la sosta ai box. Una chiamata che gli è valso un guadagno praticamente di 6 posizioni, sì, in quanto era lui il leader virtuale fino a qualche istante fa, adesso è tornato a essere Drago levitato, sempre considerando però quella penalità di 3 secondi a suo carico. Vedremo se ci saranno poi ordini di scuderia, insomma, per così dire, in Ferrari, in cui verrà ordinato quello che è lo scambio di posizioni tra Di Legge e Gano. Ovviamente questo deve avvenire nella totale sicurezza, perché è fondamentale mantenere le due vetture costanti, in quanto l'uno può spalleggiare l'altro, può far sì che l'altro sia in grado di difendersi più a lungo e quindi evitare di temere l'incursione dei parti di avversari e giocare un po' l'azione di filtro. Dunque è fondamentale mantenere le due vetture quanto più vicini possibili in pista. Intanto è uscito Manuel Juve alle spalle di Sdem, 6 secondi alle spalle di Sdem se leggo bene, quindi un overcut che ovviamente non aveva l'ambizione di andare a ridosso di quelli che erano i piloti che avevano anticipato la sosta, ma ovviamente quello di poter poi sfruttare una gomma più fresca che nel finale potrebbe andare a fornire qualche prestazione extra.
Che rientrerebbe in una finestra non comoda, perché Manuel è uscito appena davanti al cartista, quindi immagino Jay, Ametrano, Shumi, Joey potrebbero addirittura essere dietro al cartista e lei le salva. Insomma, un triello abbastanza in duello. Intanto Lopez, che adesso si fa da parte perché arriva tutto quanto il gruppone con la gomma più fresca, si tiene sulla traiettoria ideale, ma senza esagerare, Lorenzo Tamorri, insomma, consapevole di star facendo una gara differente, credo addirittura vai box, sì, per chiamarsi fuori da questo gruppo di lupi che sta dando la caccia alla top 5 in questo momento, in effetti. E virtuale vittoria del GP. Altri 3 secondi purtroppo per Lele, è il primo ad arrivare a quota 6. Tra l'altro è stato molto abile in questo caso ancora Marco Gano, ovviamente è stato chiamato a effettuare subito il sorpasso nei confronti di Lopez, a dover replicare qualsiasi mossa messa a segno da Drogo levitato di davanti, altrimenti avrebbe rischiato di perdere il treno del DRS e lì la situazione si sarebbe complicata notevolmente per il duo Ferrari. Invece è stato molto molto astuto nel riuscire ad approfittare della benevolenza di Lopez, che non si è opposto, ha lasciato transitare le vetture dietro di sé. Esce in questo istante Lopez dalla la corsia dei box, rientra in sedicesima posizione anche perché è stato fermato in questo giro anche Best Pa, quindi doppia sosta, rientrano rispettivamente in sedicesima e diciassettesima posizione, mentre lì davanti le due AS, Mattia Metrano e J-Sport, rimangono ancora fuori e quindi questi piloti sono sempre più candidati per la strategia, ovviamente ad una sosta, ma su gomma soft. Continuano intanto a scambiare le posizioni Shumi e Giovi, si tirano a vicenda, fanno sì che continuino a ricaricare l'ERS l'uno nei confronti dell'altro, in modo da evitare anche quello che sarebbe il tempo perso rispetto a coloro che hanno montato gomma media, in quanto mantenere ovviamente un pilota con scarsi livelli di batteria elettrica lì davanti non avrebbe senso. Intanto si fermano Mattia Metrano e J-Sport, vediamo quelle che saranno le loro scelte. Direi troppo troppo lunga la distanza ancora da colmare per andare sulla gomma rossa. Sì, nessuno che mi dà questa gioia della gomma rossa. A questo punto complimenti a Long, perché ieri, fermandosi al 28esimo giro, è riuscito a mettere la gomma soft, per carità. Poi si è ritrovato in un gruppo dove tra il DRS è riuscito comunque a migliorare le sue prestazioni. Magari i piloti sono consapevoli che invece si ritroveranno da soli a dover tirare e quindi a forzare troppo su una gomma soft. Però ecco, per il momento nessuno mi ha dato questa gioia della gomma più morbida. E vediamo, anche una strategia un po' più ritardata, se non vado errato intorno al 35esimo, la montata Tia Prince, ed è una strategia che ha pagato, ma arrivando sotto nel finale ai piloti che avevano fatto la strategia classica, che invece abbiamo visto con Drago e gli altri. Però era arrivato sotto a un gruppo che, con Lopez, che l'ha detto candidamente nel post gara, stava facendo di tutto per impedire a Kaiser Matta di vincerla. Insomma, si era messo davanti, lo ha disturbato, ha cercato in un modo o nell'altro di aprire la gara in maniera differente, visto che lui aveva una penalità, quindi battagliare in zone differenti del percorso senza, diciamo, permettergli di guadagnare così tanto, sfruttare la gomma, ovviamente al massimo della correttezza, tutto ciò. Però gli ha impedito in questo modo di sfruttare la gomma e ha permesso la risalita del Tia Prince, Poz, fino agli ultimissimi giri, ecco. Quindi è davvero una strategia, diverse strategie che sono lì sul filo dei 2-3 secondi, credo, ma quei secondi possono essere tranquillamente chiusi e o falsati, tra virgolette, dall'ausilio del DRS. Si ferma Giovi, vediamo se mi dà questa fantomatica gioia. Sì, arriva la morbida per Giovi. Morbida per Giovi, strano che si sia fermato prima Rudy Shumi, sicuramente c'è stato un confronto con l'ingegnere tra i due piloti AS, la decisione sarà stata sicuramente concordata. Shumi forse si sentiva ancora a suo agio con questa gomma, ha deciso di sfruttare poi appieno quello che sarà il potenziale delle soft, cercando di spingere con una tornata in più sulla gomma rossa, che è molto più suscettibile al degrado, mentre si ritrova praticamente fianco a fianco con la vettura di J-Sport. Giovi alla fine è la meglio, l'Alpine DJ, che sale in tredicesima posizione, ed c'è da dire che però anche lo stesso Giovi poi non avrà tutta quella dinamica da portare in temperatura le gomme, anche perché la soft è molto più docile sotto questo punto di vista e probabilmente andrà a effettuare il sorpasso proprio ai danni della pin qui inquadrata di J-Sport. Quello che la strategia ci ha regalato quest'oggi, oltre a vedere una differenziazione rispetto a quelle che erano le scelte iniziali, in cui tutti i piloti avevano deciso di partire con la gomma bianca, ad assistere anche ad una spaccatura più o meno evidente. Infatti, considerando, ovviamente tralasciando quella che è la leadership virtuale adesso nelle mani di Shumi Legend, che nel momento poi del pit stop dovrà cedere il passo, pit stop tra l'altro che arriva proprio in questo istante e probabilmente andrà a ricalcare quella che è stata la scelta della gomma rossa di Giovi,
e una volta che poi Cime Legend cederà il passo a Drago Levitato, vedremo che dalla prima posizione fino all'ottava di Slam i piloti saranno all'interno del DRS, ma Manuel Juve pagherà caro, e poi ristacco parevo di 7 secondi, quindi uno scenario che all'inizio del Gran Premio ovviamente era ben lontano dall'essere visto. Si è creata definitivamente questa spaccatura nel momento delle soste, spaccatura che ovviamente divide in due il parco dei piloti, e saranno dunque due le persone, due i capigruppo che non potranno soffrire del DRS, quindi saranno un po' più in difficoltà. Intanto giro veloce per G-Sport, primo 28-1 con le sue gomme medie, esce adesso Cime Legend dietro a Giovi, dietro quindi di conseguenza anche a G-Sport, paga già un secondo e due nei confronti del compagno di squadra a parità di mescola. E quindi soltanto la Haas, la scuderia diciamo che va ad imitare la strategia effettuata ieri dal Tia Prince in Pro League, intrigante, vediamo, il distacco dalla vetta è ovviamente colmabile con questo treno di gomme, però ci sono ovviamente delle vetture in mezzo, siamo sul lotto ai 10 secondi credo, qualcosa di più, 15 secondi addirittura per Schumi dalla vetta, con ovviamente qualcuno in mezzo che ha le penalità, e per il momento sarebbe un incredibile 1-2 Ferrari con un dileggio che finché tiene lì davanti Marco Gano e Drago Levitato può continuare a rintuzzare gli attacchi, la pressione da parte di Luca Bigno, che essenzialmente dal primo giro mi è sembrato voler forzare la mano nei confronti di dileggio, lo segue da estremamente vicino, insomma è stato sempre intorno ai 3-4 decimi, anche qualcosa di meno. E insomma, anche da questa visuale lo vediamo, si attivano le Haas con Giovi che va a passare a Metrano. Nel giro precedente G-Sport aveva sopravanzato la Red Bull di Mattia Metrano, quindi importante per Giovi far fruttare subito questa gomma morbida e in particolar modo non stressarla troppo nelle fasi di attacco. A questo punto conviene tenersi qualche decimo, decidere di perdere qualche decimo nel guidato, ma attaccare nel momento poi fondamentale sul Hangar Straight senza troppo pathos, diciamo, nell'effettuare il sorpasso, però non andando a stressare lo pneumatico. E intanto non è cambiata la situazione di Fabio Surname, che non ha tentato attacco nei confronti di Luca Bigno, sebbene vi sia comunque abbastanza vicino. Dopo quella tragedia al pit stop che è avvenuta non per dolo, non per colpa di Fabio, lui è stato ovviamente un passeggero in aerodinamica decisa essenzialmente dall'intelligenza artificiale del gioco, che ha costretto a rallentare la C43 all'interno della pit lane, favorendo quindi quello che era poi la posizione di Stem che poi è stato sorpassato in pista. Ad ogni modo Fabio, dopo che ha perso diverse posizioni nella testa, non è più riproposto e non ha più tentato sorpassi nei confronti dei rivali, forse non ha nemmeno cercato questa eventualità, ma per lui la strada per la vittoria si fa veramente molto complicata. È arrivato il sorpasso dei giovani nei confronti di J-Sport poco prima di Woodcott, sale in 11ª posizione, prossimo obiettivo l'L salva. Ecco, c'è da dire che il duo della Haas, oltre ad incontrare tutti quanti i rivali, incontrerà anche i compagni di scuderia dei primissimi della classe, quindi c'è l'L salva compagno di Fabio, Cartista compagno di Luca e Manuel compagno di Drago. Ovviamente sono anche su delle strategie differenti, ritmo, e felice per lei che nonostante ecco quella fatica nel primo stint, quel piccolo errore che l'aveva estromesso dal DRS, ha comunque ritrovato un gruppetto con la quale battagliare, però come vediamo va subito a effettuare una difesa un po' più aggressiva rispetto a quanto abbiamo visto invece con Metrano e J-Sport. È ovviamente più che lecito, forza la staccata di Giovi, si infina una faina J-Sport qui in trazione, leggerissimo contatto, fortunatamente le due vetture non si sono agganciate e trascinate fino alle barriere, è andata bene anche perché lì c'è il ponte, un sovrapassaggio più che un ponte pedonale, è molto molto vicino, ci fu un incidente per Massa se non vado errato in quel frangente, non ricordo se era ancora in Ferrari o già con la Williams, se non vado errato dovrebbe essere già con la Williams quando accadde, lo vado a recuperare al volo. Si infila comunque anche a Metrano nei confronti di Lele Salva, che spero riesca a rimanere tranquillo, lo vedo faticare molto in trazione, segno che magari con i sovrasterzi anche quest'anno sta un po' esagerando. Ovviamente non è assolutamente facile, in particolar modo all'Affield, la prima destra del T2, lì si sta tanto tempo in curva con soprattutto degli assetti improntati ma del sottosterzo, perché si viaggia molto molto scarichi su questo tracciato. Ritiro per disconnessione per J-Sport. Questo è un colpo di scena. Oh, anche Lucio, disastro al pin? No? Sì, anche Metrano, attenzione, o forse sono crashato io? Mark, ci come li vedi? Tutti.
No, vedo anch'io una situazione di alcuni crash, sto cercando di capire, ma... Okay, sì. Termine del 35esimo giro di 52, serie preoccupante di disconnessioni di gruppo, purtroppo anche a dileggio, e le due Ferrari si sono out, Bigno è fisico, Drago fisico, è fisico Fabio, quindi per il momento disconnesse le due Ferrari. E la Mercedes di Manuel Juve, la Williams di Cartista, J-Sport con l'Alpine, Ametrano in tredicesima, l'Elle Salva quattordicesima, dovremmo essere a sei piloti disconnessi, sette con Vespa, sette piloti in, insomma, un settore anche meno. Tragedia Ferrari qui, tragedia, sì, Ferrari, un gran peccato, gran peccato di Ferrari che aveva messo in piedi una gara straordinaria. E stavo proprio per effettuare una considerazione non solo sulle Ferrari ma anche sulla gestione della gomma da parte di Shumi Legend, che non era riuscito a sfruttare al meglio come invece era riuscito a fare Giovi questa gomma rossa, se un po' più in sofferenza. Invece poi queste disconnessioni hanno ovviamente giocato a favore degli interessi di Shumi, che è riuscito a guadagnare le posizioni senza fatica, lui che forse questa gomma la interpreta al momento in maniera meno efficace rispetto a come la gestisce il compagno di squadra. Vedremo poi se dice Marco Gano, tutti coloro che si sono disconnessi, tutti i sette piloti che sono stati obbligati a disconnettersi, riusciranno a rientrare in stanza. Ancora rimediabile la situazione per le Ferrari, ovviamente con delle prospettive meno ambiziose, quelle che erano rappresentate una manciata di minuti fa. E intanto rientra Cartista, quindi questo sicuramente è un buon segno, gradualmente tutti rientreranno, infatti anche Marco Ganu segue poi quello che è il rientro in pista da parte di Cartista, quindi situazione che dovrebbe essersi calmata almeno per il momento. Rimane comunque in modalità ghosting la vettura di dileggio e dietro anche quella di Marco Ganu, e speriamo a breve di rivederle comparire in maniera concreta e in maniera piena. Classifica adesso si va mano a mano ad aggiornare, fondamentale questo giro, attenzione ritiro, questo è un ritiro invece per Cesco, bandiera gialla tra il primo settore, forse un ritiro con addirittura nel tasto start, perché vedo il Bottas che si muove ancora ma non era nella pit lane, un ritiro davvero strano questo di Cesco, anche perché rientrando nella sessione, non un disastro del Bottas a questo punto, perché adesso Cesco me l'ho dato nella sessione, stanno rientrando. Tanta confusione a livello di connessioni, i piloti, la Ferrari di Gano ha ripreso il controllo, ma il ritiro di Cesco è davvero stranissimo, poiché non so se il bot a questo punto ha commesso qualche errore. Le barriere sono abbastanza lontane, era nel tratto dove stanno arrivando adesso le due Ferrari, ha di nuovo disconnesso Cartista. Molto... Credo per noi per il momento ci conviene concentrarci su chi è fisico, lasciamo lavorare la direzione gara per eventuali interventi o se stanno sicuramente arrivando segnalazioni da parte dei vari team principal e dei piloti sui canali dedicati. E lì davanti fondamentale questa situazione che si spiana per Drago Lievitato, poiché ha messo fuori dal DRS Luca Bigno e quindi c'è l'occasione per tirare, aprire un margine di 3 secondi nei confronti degli inseguitori, ma un Luca Bigno che sta tirando tantissimo, poiché si porta ovviamente nello zainetto Fabio, Mauro e Stem, e ovviamente non vuole lasciarsi perdere l'occasione di vincere la sua prima gara in Master League. Uno scenario che sarebbe il più roseo possibile per Luca Bigno, ancora c'è tanta distanza da coprire, sicuramente questo vantaggio che è riuscito a costruirsi Drago Lievitato non è indifferente, deve riuscire a sfruttare nei migliori modi, soprattutto deve riuscire innanzitutto a consolidarlo, a renderlo più stabile possibile. Intanto arriva il sorpasso da parte di Fabio Zornemi nei confronti di Luca Bigno, Fabio ha fiutato l'opportunità per andare a inseguire lì davanti quella che è la sagoma di Drago Lievitato, in quanto il pericolo si era concretizzato in maniera piuttosto evidente, il rischio di perdere il DRS era diventato molto molto elevato, quindi Fabio ha deciso di prendere in mano la situazione, di riuscire di tentare quantomeno di accorciare le distanze rispetto a Drago Lievitato. Per il momento sembra avercela fatta, infatti il riferimento è sceso sul secondo, è di nuovo disponibile il DRS per Fabio Zornemi, che a questo punto una volta assestato il distacco su dei valori più stabili che gli consentono di usufruire del DRS con stabilità, si riattesterà su quella che è una normale gestione del passo gara, mentre Drago Lievitato, che aveva forse pensato per un attimo di avere le carte in regola per riuscire a guadagnare quei 3 secondi che al momento gli verranno addizionati al termine della gara, vede infrangersi in un attimo tutte quelle che erano le sue speranze, Toria, che aveva nutrito nel giro precedente.
Tutti i piloti amaramente sfortunatamente disconnessi al 35esimo giro hanno ripreso il controllo, è rimasto soltanto Best Buy di Ita che l'abbiamo visto ghost e forse anche una bandiera bianca questa ennesima disconnessione, visto che sta proseguendo dal primissimo giro con un danno all'ala in 16esima posizione, lontano anche da un'ipotesi safety car, visto che diciamo fuori da una possibile lost. Attenzione, addirittura cambio host. Drago era lost. Come faceva Drago ad essere lost? Disconnessione per Drago, disconnessione per la direzione gara. È una situazione incresciosamente incredibile. Problemi PSN ci segnalati a Prince dalla chat. E di tutto questo ne trae beneficio Fabio il Surname. Incredibile, Fabio il Surname riesce anche in questo caso ad avere Il campionato c'è, cioè, difficile, però qui c'è dell'accanimento in effetti. Ragazzi, eccoci qua. Purtroppo mi ha cacciato fuori. Sto vedendo, ci sono dei problemi col PSN. Infatti, credo che sia stato un problema generale. Mi ha buttato fuori adesso. Non so se Drago. Vabbè, comunque penso che più o meno sia la stessa problematica per gli altri. Il problema è che allora, se non erro, non so se riesco a rientrare. No, ma non. Dici, punto... non riesci a rientrare tu, quindi si ferma qui. No, ma ci fermiamo. Ora, l'unica cosa, il giro esatto era il 30, ora devo recuperarlo, 33 35. O 34. Credo tra il 35 e il 36 il cambio, almeno con il primo, la prima disconnessione. Quindi comunque siamo oltre il 60% di gara, quindi non verrà ricreata la lobby. Quindi la lobby non verrà ricreata come dal regolamento. E verrà mantenuto l'ordine con i distacchi. Ora ricostruiremo, diciamo, l'ordine d'arrivo e i distacchi, e verranno attribuiti i punti dimezzati. Quindi sostanzialmente non verrà ricreata la stanza, però dovremmo recuperare, insomma, delle posizioni dalla live, cercare un attimo di ricostruire il tutto. Ecco, 34 compiuto, come diceva anche Mr. X in chat, grazie mille. Quindi 34 compiuto, e poi ci sono state queste disconnessioni e questi problemi che sto vedendo adesso in tempo reale. Purtroppo è tardi per clipparla, perché magari se qualcuno l'avesse fatto subito potevamo anche sapere chi intervistare, chi chiamare nel post gara. Possiamo recuperarlo dai video, dal video della live. Si può non recuperare. Ricordo se Drago si era già messo davanti a Ganu, è quello il dubbio, poiché le Ferrari erano lì, c'era lo andiamo a recuperare. Drago. Guarda, vado a recuperartelo al volo, fra qualche minuto ti dico. Continua a rompere le scatole, le penalità del gioco vengono attribuite in questo frangente? Dovrei saperlo, a regolamento credo di sì. Quindi le penalità del gioco intendi quelle che secondi, vengono date, sì. Dalla ora questa cosa qua sì diciamo di sì. Ora comunque ti ricontrollo, rompo le scatole, scusa, però vabbè, tanto comunque sia è chiusa, quindi no, su questo siamo certi. Poi no, perché sulle... Marco già non l'abbiamo messo nella X per la maglietta dei 10 anni, sarebbe una prima vittoria che insegue da una decina d'anni in Master League, ecco, diciamo, non è venuta nel sto modo fremendo, più bello, ecco. Nel caso non è proprio il massimo, però cercano anche, sì, anche la chat, insomma, cioè, è bello, insomma, che per la community che si stringa a un momento di gioco, sebbene sì, chiamiamola fortuita, anche se insomma, la strategia poteva mettersi in una maniera intrigante per il duo Ferrari, magari a livello di classifica di legge avrebbe chiesto un favore, ma difficilmente è difficile, insomma, chiedere a un pilota a caccia della sua prima vittoria in Master di cederla sotto questo punto di vista. E si conferma ovviamente City a Prince, si conferma lo stop della gara da, ecco, come detto dal buon Mark, tra il 34esimo e il 35esimo giro. Bisogna prendere il momento di quando è stata la prima disconnessione, che se non vado errato è stato OG Sport o a Metrano, poi a cascata sono arrivate le due Ferrari, Vespa e via via tutto il resto della compagnia. E quindi sì, stop gara, Ganu di legge, Bigno dovrebbe essere il podio, ha vinto Ganu, ma Drago aveva 3 secondi, infatti c'è caos. Ovviamente, nonostante facciamo le 3 di notte per stirare il regolamento, come vedete ne succedono sempre altre che vanno a complicare, e quel leggero grigio, quella sfumatura che complica almeno la lettura momentanea, la direzione gara ovviamente si sta già attivando per snocciolare e risolvere al migliore dei modi la situazione. Possiamo comunque fermare tutti i piloti, bandiera rossa nel dubbio 34esimo giro per ora, e sarebbe una doppietta Ferrari incredibile, nonché unico team
all'attivo in questa stagione ad aver concluso con una doppietta e ovviamente, come detto più volte, la prima vittoria Master League da parte di Marco Ganu, un guadagno in classifica anche da parte di Dilegge nei confronti di Fabio Surname e un drago lievitato che ovviamente adesso non avevamo i valori precisi di quello che era stato il giro, vittima delle disconnessioni, ma che sicuramente era quella sua prima posizione che occupava, scivolerà in fondo al gruppo sicuramente alle spalle di Fabio Surname, forse una posizione proprio alle spalle del pilota Alfa Romeo, andrebbe comunque a perdere punti e Fabio estenderebbe quella che è già una leadership di circa 27 lunghezze e diventerebbe ancora maggiore, quindi un round di Gran Bretagna che poi confermerebbe un'egemonia da parte di Fabio Surname, anche se oggi in gara se si fosse percorsa fino al 100% senza tutte le disconnessioni che sono avvenute sarebbe potuto diventare differente lo scenario, si sarebbero potute aprire diverse piste in questa circostanza. Mano a mano tutti si stanno andando a ritirare per anche concludere, avere una visuale. Il podio sicuramente sarà sbagliato per il Blu-ray quando arriverà tra 5-6 anni. No, dai, mi attivo per farlo un po' prima. Bisognerà ricostruire la cinematica del podio. Sfortunate, assolutamente sì. Da un lato la gioia per la vittoria, insomma, per Gano, questo momento felice per la community. Però c'è anche il dramma, in effetti, per le Haas che si erano da pochissimo fermate, stavano risalendo. Credo fossero addirittura quasi fuori dalla zona punti, forse Joey aveva da poco passato Jay Shumi, ma era ancora dietro, stava ancora scaldando la gomma, e quindi davvero un peccato. Credo Lopez che avrebbe invocato questa disconnessione un 5 giri prima, quando era ancora lì in zona top 5 e tutto il gruppo lo doveva ancora recuperare, e quindi sì, assolutamente ben detto da Ernesto, che è sfortuna per le Haas. Direi che ci possiamo magari prendere una pausa nel dubbio, visto che ci sarà da capire chi almeno invitare nel party post gara, se lo abbiamo, penso che insomma, troveremo il modo di farlo. Andiamo nel dubbio con il timer, male che va. Quando rientriamo in live, andate un 5 minuti, vi aggiorniamo eventualmente, insomma magari torniamo live poco prima delle interviste post gara, insomma appena abbiamo notizie certe torniamo live, quindi piccolo break. Okay. Va bene, eccoci quindi di nuovo in diretta. Il termine del 34esimo giro quindi sancisce la fine di questo Gran Premio di Gran Bretagna con la Master League, la classifica, eccola qui, ve la mandiamo in grande. Con questo è il primo frame dell'inizio del 35esimo giro, con, come vedete, Drago lievitato in prima posizione che aveva mezzo secondo di vantaggio in confronto di Gano, poi Dilegge, Bigno e via via a cascata tutti gli altri. Si applicano le penalità marchiate con The Master, quindi Drago dalla prima posizione finisce rapida, immagino appena dietro Stem. I 6 secondi di penalità per le salve erano arrivati già, visto che dal live timing ha ricevuto questa penalità al 30esimo giro, il sesto avviso. E per Cesco e Best Buy invece cambia poco, perché entrambi avevano già 3 secondi di penalità. Or dunque si ufficializza, Matteo, la ufficializzi tu? Io tremo poi. Ti lascio questo onore, Raffa, ti lascio quest'onere, anzi. F1 Italian Jenson, c'è bisogno di Andrea Badolato, c'è bisogno di Amos, il buon Sutil 69 F1, i raduni su Fit a Monza nel 2016, il buon Marco Luconi era presente, ma anzi, la lascio ufficializzare, poi aspettiamo i risultati post-gara, ufficializzare da questa serata alle 23:32, la lascio a te, Mark, dai, più giusto. Ok. Quindi Marco Gano in Ferrari vince il Gran Premio, perché non lo completa, ma vince il Gran Premio di Silverstone, prima gara vinta in Master League per il pilota Ferrari. Quindi ufficializzata. È gioia, è un po' così, diciamo, è un po' strana come cosa, credo, insomma. Non sia il massimo, come abbiamo detto prima, diciamo a telecamere e a microfoni spenti, però è così. Eccolo qua, Marco ci ha raggiunto, sia Marco che Luca, eccoli qua. Molto bene, allora direi che entriamo in modalità salottino con i primi tre classificati, con il duo della Ferrari e il buon Luca Bigno. Marco, mi viene da piangere quasi. Le coppiette di cavallo ce ne sono state troppe in questi, io, per me, 7-8 anni di Fit,
Sei sempre stato una colonna portante per questo sito. Finalmente la prima vittoria in Master. Credo che devi scrivere anche a Prost, al buon Saro. Sì, sicuramente gli scriverò a stretto giro. Dispiace, insomma, vincere così, però è sempre una vittoria. Questa volta mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto, diciamo. Però, diciamo, anche se la gara fosse finita, comunque ero lì a giocarmi il podio. Non dico la vittoria perché avevamo deciso di fare lo switch con Luigi a stretto giro, perché aveva un po' più erse, era un po' più veloce. Drago aveva 3 secondi, quindi l'avrei coperto dall'attacco di Vigno e l'avrei fatto scappare. E poi in realtà c'è stato un po' di confusione, siamo caduti, non ho capito più niente e ho scoperto da WhatsApp che probabilmente avevo vinto la gara, ecco. Sono contento, insomma, per questa vittoria un po' particolare. Mi dispiace che la gara sia andata così perché sarebbe stato divertente alla fine vedere i sorpassi, quello che sarebbe successo, visto che ancora in realtà non era successo praticamente niente, erano tutti da trenino, una gara abbastanza noiosa, finché ho deciso di rompere indugio, ho fatto il pit prima di tutti, sono uscito stare davanti a Drago all'uscita dei box, quello ho fatto passare visto che sapevo che era un po' più veloce. Sapevo di 3 secondi, quindi non aveva senso attaccarlo e andare davanti. Poi siamo crashati e il resto lo conoscete. Molto bene, grazie Marco. Veniamo al secondo posto allora con il buon Luigi di Legge, che ecco, io navigo troppo, mi faccio troppi film, pensavo già come montarla per il Blu-ray. E vabbè, no, a te prima la gara, poi dopo le domande. Quindi come qualifichi a gara questa serata, dai? Cosa ci dici? Mi sentite? Sì. Gara un po' anomala, ma sono talmente contento per Marco che non me ne frega proprio niente di tutto il resto. Era una vittoria che lui cercava da tanto tempo e trovarla in queste circostanze, capisco, possa non essere, diciamo, la cosa migliore, ma una vittoria è pur sempre una vittoria, quindi resto nell'almanacco. Prima di tutto, poco da dire, eravamo molto veloci sia io che Marco. Eravamo in posizione buona per giocarci la vittoria con Drago che aveva 3 secondi. Stavamo coprendo su Luca che era dietro e credo che di lì a poco, insomma, sarebbero diciamo esplose le cose perché ci sarebbero stati molti più sorpassi, insomma, avrebbero fatto dei tentativi di sorpasso, quindi la gara si sarebbe movimentata un po'. Però il crash, quando ho visto il crash, ho pensato subito all'anno scorso. Ho pensato subito di nuovo al crash che ho avuto l'anno scorso che praticamente mi ha compromesso il campionato. Però poi quando mi hanno detto che comunque eravamo in ottima compagnia mi sono un po' tranquillizzato perché sapevo che la gara sarebbe stata interrotta o quantomeno ripresa dal giro 34. E niente, sono felicissimo. Abbiamo guadagnato poco, pochissimo perché con i punti dimezzati credo che il guadagno sia quasi nullo, ma uno o due Ferrari, io e Marco così è bellissimo. Bellissimo, senza veramente altre parole per descriverlo, perché è qualcosa che c'eravamo, come dire, l'avevamo messo nella lista di quello che volevamo, però realizzarlo non era facile. Il campionato è di un livello allucinante e farlo qui così è assurdo. Molto bene, grazie Luigi. E poi veniamo al terzo posto di un Luca Bigno che, lo dicevo anche live, dal primo giro essenzialmente mozzicava l'ala posteriore del buon Luigi di Lecce. Un Bigno che, ok, finalmente si conferma dopo. C'è voluta purtroppo un'inciampa ad Imola, però adesso finalmente si sta confermando la velocità anche a livello di connessione. Una serata pulita, quindi complimenti davvero, Luca. Sì, è stata una bella gara fino a quando è stata, diciamo, normale, soprattutto se penso al fatto che ho potuto provare relativamente poco rispetto alle altre volte, ma nonostante questo il passo era molto buono e mi trovavo perfettamente con la macchina e con il ritmo che stavamo mantenendo. L'unico peccato, la qualifica, dove stavo abbassando da un decimo e mezzo ai 2 decimi, solo che all'entrata del club c'era Sciumi che non sapeva che io fossi nel giro e quindi non si è spostato, e allora ho
praticamente il giro è stato buttato, quindi sarei potuto forse partire qualche posizione più avanti, però va bene lo stesso. Comunque subito in partenza sono riuscito a passare SDM e poi ci siamo messi a trenino essenzialmente per tutta la gara. Forse sarei dovuto rientrare ai box allo stesso giro in cui è rientrato Luigi, però non ho avuto, diciamo, il riflesso, perché essendo subito davanti a me non ho avuto subito l'input di entrare, però comunque non è stato un grande problema. Poi a un certo punto vedo che entrambi Ferrari e anche qualcuno dietro aveva la X, era trasparente, allora ho subito pensato di avere qualche problema io, viste anche i trascorsi passati. Poi alla fine abbiamo scoperto che solo alcuni erano crashati e quindi insomma, la gara è terminata. Comunque un podio particolare che non avrei voluto ottenere in questo modo, ma che comunque mi continua a dare morale per le prossime gare, visto anche l'inizio di stagione complicato. Molto bene, grazie mille. Torno da Marco, ovviamente stiamo recuperando, ci sono tutti i complimenti da parte della chat. Patrick, che oggettivamente evidenzia comunque come ti sei fatto trovare nel momento giusto, nel posto giusto al momento giusto. Io ti dico, 12 giugno 2013 la prima gara almeno in Pro League ufficializzata sul sito. Poi ecco, prima del 2012 non lo so se già si organizzava qualche altro evento, se eri già nell'orbita F1 Italian Team all'epoca. Una vittoria in Master, così come qualche nome che un po' più ci è legato, ci è rimasto al cuoricino, con Pitaccio, Kvyat, Fed, Alberto, Sainz e Lauda soprattutto. Con chi ti senti più affine? Direi Pitaccio anche per le doti di commento. No, affine a nessuno, nel senso, sono amico di tutti quelli che hai citato. E fa un certo effetto, insomma. Mi ricordo Pitaccio a Monaco, quella gara che vinse con la telecamera dall'abitacolo. Lauda che vinse a Monza con medietto di pochi millesimi. Quella forse è stata una delle gare più belle del FIT mai viste, parlo del 2014. Quindi tante cose. In realtà è una vittoria un po' strana, perché uno pensa che vede il traguardo, festeggia, arriva, invece mi manca tutto questo spazio qui. Però adesso devo un attimo realizzare, perché comunque questo, cioè, mi sembra che sono uno dei tre piloti all'attivo con più gare, 120 forse, e finalmente è arrivata la prima vittoria in Master che insomma la desideravo da 10 anni, ecco, hai detto bene tu, 2013. Quindi, e ringrazio i messaggi, mi sono anche arrivati su WhatsApp, ringrazio Patrick e compagnia bella, quindi sono contento, ecco. Molto, puoi salire ampiamente a livello di numero di gare, 172 almeno da riportare di campionati, poi tra i vari eventi, le Pandoro, sai quante. Sì, 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 sì. Si viaggia, credo, verso. No, è vero, ho fatto solo due anni e mezzo di pro e tutto il resto in Master, a parte le Pandoro. Quindi è una bella soddisfazione, ho detto bene, una colonna portante, ma più che per vincere, io lo faccio per divertirmi, perché mi piace, perché c'è un bel ambiente, ci sono persone con certi valori, con alcuni mi ci vedo, mi ci incontro spesso, quindi insomma un bel gruppo, sono veramente contento stasera. Allora, per i social, quale momento manderemo della tua storia? Il canto a Monza, Eye of the Tiger, o c'è altro che vuoi? In effetti proprio nella serata in cui manca Fleming, no, mannaggia. Sì, infatti stamattina gli scrivevo a Luca, dico: Luca, abortisci, cioè vendi questi biglietti del concerto e vieni. E mi ha detto che non poteva perché la ragazza l'avrebbe linciato. E quindi dispiace che Luca non c'era stasera, ma non per la mia vittoria, ma perché è un piacere, insomma, duellare con lui, ritrovarsi prima della gara, ritrovarsi dopo, ma non solo con Luca, con tutti quanti. Poi ci tengo a ringraziare Luigi, perché un podio insieme a lui lo stavamo desiderando l'anno scorso. Ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo visti anche di persona qualche tempo fa, siamo andati a cena fuori, quindi vincere insieme è una sensazione incredibile, e poi farlo primi e secondi, quindi a Silverstone, dove Lucconi sa benissimo che io non sono mai andato forte qua, anche se in realtà oggi il passo non era male,
Ma più che il setup era degli accorgimenti che mi ha dato Luigi per il volante, ma abbiamo modificato un pochettino dei parametri e effettivamente il volante andava un pochettino meglio in trazione, quindi sono migliorato rispetto alle prime gare anche in qualifica e abbiamo migliorato un po' la visione di gara. Infatti ho iniziato di nuovo a fare i punti, il mio posto chiaramente non è questo, però insomma è ben accetto e ce lo godiamo per un po' di tempo. Molto bene, grazie mille. Torniamo dal buon Luigi. Sì, sì, vai. Ho detto a voi, grazie a voi. Perdonami. E torniamo da Luigi. Discorso sebbene, ecco, in effetti i punti dimezzati nel costruttori sono 21 circa, mi pare, se non vado errato, e per il campionato sono solo 9 punti, però è morale. Fabio era tra virgolette un po' leggermente indietro in quella fase di gara. Hai ben detto però, ecco, che era una fase nella quale ti aspettavi molto movimento da lì in avanti. Ti aspetti molto movimento a questo punto, magari per riaprire il campionato nel prossimo GP in Austria, visto che sarà l'ultimo prima della pausa invernale, diciamo, con quale morale ci si arriva? Sicuramente positivo, però a livello cronometrico, ecco, come ti senti in una stagione dove nelle prime gare sei tra virgolette rimasto sornione, tra virgolette? Arriviamo al massimo, credo che questo sia il mio miglior momento di forma sul sito, perché oltre alla solita costanza in gara e velocità, adesso c'è anche la qualifica che a me era sempre mancata, quindi ci arriviamo sicuramente con il morale alto. In Austria sarà una gara un po' come questa, tutti vicini, distacchi praticamente ridotti all'osso. Sì, io prendo il bicchiere mezzo pieno per questa gara, perché di lì a poco ci sarebbe stata la girandola di sorpassi che ci poteva portare in P1 e P2 come in P6 e P7. Quindi comunque aver fatto questi punti e guadagnato questo vantaggio sugli altri, per me è un bicchiere mezzo pieno, io me lo prendo. Per il resto della stagione il campionato è difficile, perché Fabio c'ha un bel bottino di vantaggio, però siamo tutti lì, io, Drago, Shumi e Jay, siamo, credo, adesso dopo questo risultato a 3-4 punti di stacco tutti quanti, quindi è cortissima. Fabio c'ha ancora un bel vantaggio, annullarlo insomma non è facile, anche perché comunque lui sta sempre davanti, quindi non è che recuperi moltissimi punti su di lui. Molto bene, grazie mille Luigi. E torniamo anche da Luca. Luca, sbirciando curiosamente insomma, i tuoi risultati nei campionati, sempre in Williams. In effetti Luca Bigno anche qui nel logo, questo amore particolare per la scuderia dell'ex, insomma, Frank Williams. Poi adesso non ho bene idea chi sia sulla carta il proprietario. No, allora questa passione più che altro è iniziata da quando dalle prime gare che ho fatto in Prime 2 anni fa, quando avevo fatto delle wild card, la prima vittoria che poi dopo è stata annullata nel post gara, come anche la prima vittoria vera l'avevo fatta in Williams, e da allora praticamente tutte le gare che ho vinto le ho vinte con la Williams, quindi più che altro è un discorso di fedeltà e anche un po' di scaramanzia, se vogliamo. Va bene, anche per te obiettivi insomma in quella di Austria l'anno scorso in sport era anche ovviamente rocambolesca, eravamo al 50%, venne anche a piovere, ricordo, in qualifica. Sì, in Austria spero di fare un altro risultato positivo come gli ultimi due, anche se in questo gioco in particolare non ho avuto lo stesso feeling che magari avevo con altre piste, quindi devo cercare di sistemare qualche aspetto, però comunque in Austria come anche nelle prossime gare l'obiettivo ormai è diventato anche per me la vittoria, spero di prenderla prima possibile. Molto bene, grazie mille. Ti vuoi togliere qualche dubbio con i primi tre classificati? Più che altro lo farei anch'io, complimenti a Marco Gano. Dubbi direi che li hai fugati tutti tu, Raffaele, ma Gano si è meritata questa vittoria per gli anni nel fit, per quello che ha dimostrato nelle varie categorie e oggi perché ha azzeccato comunque la strategia. Da settimo è passato a primo praticamente,
poi seguito da Di Legge e hanno messo assieme una bellissima doppietta, quindi non vorrei aggiungere altro, vorrei lasciare solamente questo bel ricordo e vorrei lasciare soprattutto Marco ai festeggiamenti. Grazie mille. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione anche per questa serata, leggermente in anticipo con la Master, però hai visto col fatto che si è ricreata la stanza, abbiamo comunque finito tardi, quindi è stata infinita anche questa serata. Io ringrazio il libero allora il buon Marco Ganu, grazie Marco e buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti, grazie mille. Grazie e buonanotte anche al buon Luigi Di Legge. Buonanotte ragazzi. Grazie e buonanotte anche a Luca Bigno. Grazie, buonanotte. Ringrazio anche la direzione gara con il buon Marco Luconi, che non so se è qui ancora o è già nel party post gara, nonostante insomma il caos e i miei ulteriori dubbi che ho aggiunto nei momenti di panico, comunque sempre lì, cioè fermo, attento al dovere, e abbiamo concluso quindi in questo modo anche questa settimana con i campionati FIT a Silverstone. Non ci si ferma ovviamente, poiché soltanto domani di riposo e poi con la Prime andiamo ad Austria, in Austria, alla Red Bull Ring. Come detto, cominciamo con la Prime, categoria al 50%, lunedì torna la Sport, martedì la Pro e poi mercoledì, come di consueto, ritroveremo i ragazzi della Master League con insomma l'ultima gara prima della pausa invernale. Attendiamo ovviamente sul sito i risultati ufficiali, dovrebbe essere campione già d'inverno il buon Fabio Il Sorname, visto che Jay era in una fase molto arretrata quando c'è stata la bandiera rossa, quindi sebbene sia un titolo un po' così, è più per i titoli e mettere la pausa nel racconto del Blu-ray, e comunque complimenti anche al buon Fabio sotto questo punto di vista. Siamo quindi in conclusione, ringrazio anche il buon Matteo M per avermi aiutato il commento di questa serata, anzi essere stato la voce principale di questa serata. Grazie a voi e buonanotte. Come detto, ringrazio Mark e anche tutta la direzione gara che si è avvicendata nel corso della settimana, con anche streamer che ci hanno aiutato in una settimana un po' complicata con delle assenze a livello organizzativo, quindi grazie a tutti quanti coloro che ci hanno aiutato a portare a casa anche questa settimana con i campionati FIT. Anche da parte mia, Raffaele Relli, per voi Rosci è tutto, ci vediamo sui vari social targati Formula Italian Team, Instagram, Facebook, Telegram, dove vi pare, e ovviamente sul sito www.formulaitalianteam.com. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte!